quello è l'altro discorso. Sì, ma è quello che facevo quando eravamo studenti noi. Grazie. E poi andavamo a di essere venuti e ma invece se diventasse mi toccano due parole di saluto creando e un minimo di spiegazione diciamo della struttura del convegno. Il convegno nasce da un'idea di Franco Burini, poi è stato seguito dall'organizzazione per Claudio Tommaso e poi sono intervenuto anch'io per nella formulazione di tutto il programma. Nasce dall'idea di celebrare una cosa che è avvenuta 100 anni fa, cioè la fondazione della prima facoltà di architettura, che è quella di Roma, avvenuta poco più o meno, anzi quasi esattamente 100 anni fa. E l'idea è stata quella di celebrarla non tanto per una celebrazione diciamo pure semplice di elogio, ma per capire da allora come sono cambiate le cose. Le facoltà per esempio formalmente si sono spente, chiuse in qualche modo, sono diventate dipartimenti, solo qualcuna ancora c'è il nome di facoltà, ma il ciclo in qualche modo di circa 100 anni non dico che si è chiuso, ma insomma ha avuto una pausa chiara. Durante questo periodo sono cambiate moltissime questioni. Noi abbiamo cercato di ripartire in parte guardando il passato, senza nostalgia, perché non abbiamo nessuna intenzione di celebrare, come dire, criticamente quello che era la facoltà di architettura per come è stata pensata, però di ragionare sul modo con cui è stata pensata per capire oggi cosa c'è di buono, cosa può rimanere vivo, cosa invece si è modificato, quali sono anche i pregi e difetti dell'attualità. La cosa più interessante da dire è che tanto per cominciare la facoltà nasce da un gruppo di persone molto omogeneo, romano, residente a Roma, anche romano di origine, che raggiunge diciamo, la formulazione del programma didattico, quindi l'idea della facoltà di architettura, non in modo unanime, ma discutendo molto, partendo da posizioni molto diverse, quindi raggiungo un compromesso abbastanza sofferto. C'è un libro recente che ha fatto Claudio Tommaso, che ha ricostruito un po' queste vicende, in cui si percepisce benissimo, anche perché ci sono testi storici che lo testimoniano, le divergenti opinioni che avevano sull'idea di mestiere, sull'idea di formazione, su quali dovessero essere i processi, quale fosse il ruolo della dimensione artistica e quale quello scientifico. Comunque, arrivano a formulare intorno agli anni, subito dopo la prima guerra mondiale, un programma che è abbastanza originale e che è rimasto grosso modo immutato almeno per 40 anni. Quando ho frequentato io quel programma si era un po' già, era identico a quello originario, però aveva certo perso molto del suo carisma per noi ed era molto meno in sintonia con l'idea di per come vivevamo noi giovani, diciamo. Poi ha avuto ulteriori variazioni, modificazioni. Le cose essenziali da dire sono quello che era un programma che prevedeva una formazione, intanto un'idea abbastanza chiara di mestiere. Quale fosse il mestiere dell'architetto, quali fossero i suoi compiti e quale fosse la sua formazione accettabile. Il mestiere è cambiato anch'esso in questi 100 anni, ma secondo me non così tanto rispetto allora sono cambiati i modi, è entrata l'informatica e tante altre questioni che hanno modificato molte cose, però in fondo la professione nel suo nucleo non è che radicalmente che si sia praticamente modificato. La loro idea era di miscelare una solida preparazione umanistica complessa con tantissimi esami di storia, formazione storica e dall'altra una serissima formazione scientifica mutuata in gran parte da ingegneria con tantissimi esami di formazione sulla matematica, per esempio 2 anni, fisica e poi progressivo
chimica, mineralogia e tanti altri, per arrivare poi al, come basi di una ragionevole e abbastanza profonda conoscenza della scienza delle costruzioni. Quindi l'idea era di miscelare due figure, quella artistica, compositiva, umanistica, no, quella artistica, quella compositiva soprattutto, e quella scientifica. Alcuni nell'idea di formare non tanto un architetto ingegnere, quanto un architetto in grado di comprendere, di dialogare, di padroneggiare direttamente alcune questioni e di dialogare con altre persone. Un muratore, un po' più che un muratore ben consapevole della fisicità e delle dinamiche della fisicità, e però contemporaneamente colto. Quindi un muratore che sa di latino, riprendendo il titolo che poi è di Ross, del professor Dionigi, che è il primo che parlerà di questa cosa. Dopodiché noi abbiamo cominciato a pensare di organizzare il convegno su un ritratto dell'oggi. La prima sessione, quella di oggi, è in realtà una serie di relazioni che parlano di questioni che in qualche modo si sono radicalmente modificate. L'insegnamento della storia, questo è il mio parere, poi sentiremo il professor Portoghesi, si è sicuramente modificato in una direzione iperfilologica, quando invece era molto mirato alla progettazione. E questo è un problema riscontrabile in tutti o quasi tutti gli insegnamenti italiani. La scienza delle costruzioni, e qui verrà John Oxendorf, ha preso, come si può dire, anche per una modificazione strutturale della ricerca nel campo della scienza delle costruzioni, ha preso una direzione estremamente modellizzando tutto in termini matematici, quando allora in fondo tutto era modellizzato dalla scienza delle costruzioni tradizionale su modelli geometrico-spaziali, e questo ha cambiato moltissimo. Per cui una delle difficoltà che trovano, credo, quasi tutti i giovani di italiani è di non riuscire assolutamente a capire cosa farsene di tutte le informazioni che acquisiscono su quel piano. L'urbanistica era una componente ovvia, era sapere progettare la città dell'architetto, e l'urbanistica è diventata qualcosa di largamente lontana, e ce ne parlerà Pulini. Il restauro sta diventando sempre più uno specialismo riservato a tecnici. Queste sono tutte con 3-4 degli argomenti che differenziano enormemente la situazione di oggi. A premettere tutto c'è però una lezione in questa sessione, diciamo filosofica, che è la lezione che ci farà Ivano Dionigi, che appunto il titolo è Muratore che sa di latino, che è un ragionamento generale sulle facoltà d'architettura, ma anche sulla ibrida formazione umanistico-scientifica dell'uomo. Poi seguono, nella giornata del pomeriggio di oggi, nella sera di oggi, un dibattito tra vari componenti delle facoltà italiane, è ancora un dibattito tutto mirato sull'Italia, discutendo sulla questione dei settori scientifico-disciplinari, e forse anche sul prevalere che è avvenuto della ricerca sulla didattica. Il programma originale della facoltà di agricoltura era didattico, nel senso profondo del termine, era pensato come una sequenza di informazioni, esercitazioni, abilità, prove, esercizi, attitudini, discussioni, che però portava sequenzialmente a una formazione. Quindi era un programma didattico. Oggi quasi non si può dire la parola didattica, perché la parola determinante è scientifico, è ricerca, che ha portato a una separazione di settori molto, a una perdita, diciamo, di quella integralità, di interrelazione della produzione. Domani poi ne parleremo, comunque si sposta tutto su un altro piano, quello della formazione, della realtà professionale. Noi ci interrogando degli stranieri che hanno altre anche professionisti di varia natura, grandi, medi e piccoli, non soltanto italiani, chiederemo di capire da una parte
la formazione attuale dei giovani, italiani e non italiani, in che modo è integrata nella produzione di architettura, nella produzione reale, professionale, e forse anche che cosa nei vari studi e secondo le varie esigenze gli studi fanno dal loro punto di vista per integrare questa professione, quale didattica si svolge di fatto dentro gli atelier o i grandi studi. E poi anche un confronto, quarta sessione, fra modelli alternativi, sono tantissimi, cioè è chiaro che oggi non c'è un panorama omogeneo nelle scuole mondiali, le scuole di spagnole sono una cosa, le scuole francesi, le inglesi, e in Italia pure ci sono sperimentazioni diverse, io di Venezia non è esattamente la stessa cosa di quello che si fa per dire alla Sapienza, quindi abbiamo cercato di trovare alcuni campioni di alternative o di linee più divergenti dallo standard. Fatta un po' lunga, scusate, su tutta questa cosa, per cui io mi ritiro subito, che il programma di oggi è questo, cioè, prima di tutti Ivano Dionigi, che fa questa lezione magistrale di introduzione. Ivano Dionigi è il attuale presidente del consorzio interuniversitario alla laurea, quindi è la persona che controlla più di tutti lo stato delle cose dell'evoluzione della formazione dei fondamentali, è stato rettore di Bologna, quindi è un personaggio latinista, non architetto, che ci racconta dal suo punto di vista questo. E poi toccherà a Francesco Moschini di introdurre invece il gruppo dei quattro relatori tematici, Oxendorf, o portoghesi Oxendorf, Purini e Zermani. Vi ringrazio e mi sposto da voi. Buongiorno a tutti, grazie soprattutto al Presidente Cellini e Amato per questo invito che davvero mi fa onore. Io prima di fare la mia relazione vorrei dedicare non più di 7-8 minuti a una dozzina di slide, proprio un po' così, anche se semplificano molto il problema, giusto per dare qualche numero, sperando di non dare i numeri, appunto. Guardate, nel 2004 il sistema universitario italiano aveva circa 340 matricole. Poi c'è stato un picco durante gli 8-9 anni degli orribili della recessione, 10 anni dopo il sistema italiano ha perduto circa 70.000 matricole. Ora dal 2014 una lieve ripresa, dopo questo calo del 20% c'è una ripresa che però è molto difforme sul territorio nazionale, va bene il nord, benino il centro, molto male il sud delle isole. Per quanto riguarda l'architettura, vedete anche qui dal 2003-2004 circa 15.000 studenti, poi sono precipitati, qui però sono stati introdotti i veri numeri chiusi tutti, poi dopo anche però in presenza dei numeri chiusi, vediamo dal 2014 a oggi c'è questo progressivo calo degli iscritti all'architettura. Ci sono delle sedi che io conosco molto bene, che hanno approntato magnifiche sedi, però ci sono studenti che non hanno raggiunto il numero minimo. Qualche dato così sui laureati, ecco, sul totale, il mio resoconto riguarda il 2018 sui laureati del 2017, perché il resoconto del 2019 sul 2018 avverrà giovedì prossimo, il 6, presso la Sapienza, dove lì daremo i nuovi dati sui nuovi 280.000 laureati del 2018 e i 650.000 circa intervistati dalle SVG a 1-3-5 anni alla laurea. Limitatamente agli architetti vediamo che nel totale dei 276.000 laureati nel 2017 il 4,3%, quasi 12.000 sono architetti. Per quanto riguarda le interviste invece a 5 anni del titolo, sono stati intervistati
7.000 e laureati su un totale di 108.000. Per quanto riguarda Cosimà, sono proprio spunti, perché io velocemente ho fatto estrarre dei dati, poi ci sarebbero ben altre disaggregazioni, l'origine familiare, perché i nostri dati sul curriculum degli studenti comprendono tutto proprio, sono dati totali. Qui però mi sono limitato ad alcuni punti, ad esempio nel 2017 e nel 2007, 10 anni fa, il confronto è tra 2007 e 2017. Per quanto riguarda le laureate donne, il totale dei laureati di tutti gli indirizzi corsi, le donne sono quasi il 60%, in architettura sono il 54,4%. Uno dei punti più significativi è questo, per quanto riguarda i laureati stranieri. Rispetto al totale dei laureati, di tutto il corpus dei laureati, i laureati stranieri sono il 3,5, architettura marca il 5%. Nel 2007 era il 3,5, in 10 anni quindi ha avuto questo incremento. Ha avuto un incremento di un punto e mezzo rispetto a se stesso del 2007 e di un punto e mezzo rispetto a tutti gli altri. Devo dire che questo è un dato particolarmente significativo e qualificante. Qui ho fatto, ho premuto una cosa che non dovevo, ecco. Per quanto la provenienza degli studenti in architettura, il 63,9% viene dai licei. Di questi mi pare il 49, circa il 50 dallo scientifico, il 10 o 12 dal classico circa vengono. Nel 2007 vedete c'è un incremento di 10 punti rispetto al 2007. Poi provengono dal tecnico il 20%, poi il 14,9 da altro, mi pare il 12 dagli studi d'arte. Rispetto al totale dei laureati ed architettura, ecco, il 63,9 dai licei rispetto al 67,2 degli altri. Per quanto riguarda le motivazioni di iscrizione, vedete che il 34,5% sceglie architettura assommando l'opzione culturale e professionalizzante. Se poi andiamo a disaggregarli, il 46,6%, questo è un dato su cui bisogna riflettere, magari farlo affinare ulteriormente, sceglierebbe prevalentemente per motivi culturali, decisamente inferiore il fattore professionalizzante, controtendenza rispetto agli altri. Per quanto riguarda il background culturale e la regolarità degli studi, mentre il totale dei laureati, almeno il 29%, quasi il 30%, ha un genitore laureato, ecco, architettura segna quasi 5 punti in più, provengono da famiglie dove più del 34% ha almeno un genitore laureato. Poi i dati completi mettono quali sono i genitori che hanno sulle scuole, il titolo di scuola media, inferiore, superiore, chi ha due genitori laureati. Qui ho dato questo dato secco, giusto così per dare una tendenza. Però solitamente il vostro studente, così, proviene da un contesto familiare, diciamo, sarei tentato dire più colto, non necessariamente, però dove almeno un genitore laureato. Per quanto riguarda la regolarità negli studi, ecco, mentre il totale dei laureati, diciamo il 75%, si laurea in corso con 1, 2, 3, 4, 5 anni fuori corso, il 75%, ecco, architettura qui è sofferente di 12 punti, vanno più fuori corso il 12% in più degli altri. Nel 2007 era il 51,6%, non so se questi dati macro vi dicono e corrispondono all'esperienza quotidiana, diciamo, vedo dei volti che annuiscono. Per capire perché succede.
qui il voto di laurea, il voto di laurea, il totale dei laureati si laurea in media col 102,7%. Non è tutta bravura questa, ma ultimamente così le maglie si sono molto allargate. Io ricordo quando una decina d'anni fa alla decima telefonata dell'ufficio di presidenza dice lei smette di bocciare in latino perché qui va fuori corso e il latino rovina la media e quindi alla fine uno così allarga le maglie, un po' credo sia venuto ovunque questo. Architettura, ecco, i laureati vanno più fuori corso ma hanno un voto superiore rispetto al 102 degli altri, fanno il 105 di media. Per quanto riguarda il carico degli studi, qui come quando avrebbe affinato e studiate le motivazioni, lo studente in architettura, diciamo per trovare adeguato, moderatamente adeguato il carico di studi, ecco, mentre gli altri studenti sono così più soddisfatti o perlomeno giudicano adeguato all'81%, architettura 10 punti in meno. Per quanto riguarda, scusate se vado in fretta, ma poi se qualcuno poi fosse interessato nello specifico io potrei chiedergli ai miei tecnici di estrarre dei dati anche ad hoc. Per quanto riguarda, ecco, la valutazione delle postazioni informatiche delle biblioteche, il totale dei laureati dice che il numero di queste strutture, diciamo, didattiche di supporto, il 36,4% dei laureati in totale dice che sono adeguate queste strutture, in architettura sono il 23,6%. Gli studenti, siamo in presenza di deficit di strutture o siamo in presenza, io credo siamo in presenza di studenti, magari ci sono relativamente più strutture che altrove per il loro mestiere, ce ne vogliono di più che non le hanno. Questo per quanto riguarda le postazioni informatiche, mi pare questo meno 13%, che è superiore a 10 anni fa che era il 20%, però c'è poco da consolarsi se soffre di 13 punti rispetto agli altri. Per quanto riguarda le biblioteche, anche qui un passo in avanti rispetto al 2007, dove l'indice di soddisfazione era dell'80%, adesso è dell'84%. Però decisamente positivi i giudizi sulle biblioteche del 28%, mentre gli altri, il totale, che poi andrebbero tutti disaggregati, capite che sono molto macro, io lo faccio proprio in punta di piedi qui e cammino su un ghiaccio sottile, ma è giusto così, un piccolo input provocatorio all'inizio. La valutazione delle ipotesi di iscrizione all'università, quindi l'indice di soddisfazione. Per quanto riguarda la valutazione delle lauree, delle aule, lo ritengono sempre quasi adeguati il 13,8, spesso adeguati il 38, diciamo anche il 52%, poco più della metà, si dichiara, valuta positivamente le aule, l'architettura, meglio di 10 anni fa che era il 46, molto meno bene del complesso dei laureati che le giudicano il 71,2%, quindi circa 20 punti in meno riguardo al giudizio di trovare aule adeguate. Per quanto riguarda le ipotesi di reiscrizione, anche qui il dato non è molto confortante, perché allo stesso corso di laurea il totale dei laureati si riscriverebbe il 69%, ad architettura il 59%, 10 punti in meno. Poi dopo sì, ma ad altro corso dello stesso Ateneo, vedete, sia lo stesso corso, ma di un altro Ateneo, non si riscriverebbe più alla università dove sono valori minimi, però il dato macro mi pare che sia questo meno 10%. Poi qui ad adesso proprio ero tentato di non dare delle queste, ma è stato un giochino che ho fatto fare, no, non questo, tra un po', l'esperienza di studio all'estero. Ecco qui gli architetti segnano circa 5 punti più in 10 anni rispetto al 2007 e 5 punti più rispetto agli altri laureati. Fanno più esperienze di studio all'estero. Un dato mi pare estremamente da salutare con soddisfazione. Per quanto riguarda la soddisfazione per l'esperienza universitaria,
architettura decisamente soddisfatto il 25% rispetto a un 36%. Addirittura qui rispetto al 2007, dopo 10 anni, siamo scesi dall'84 all'82. Ecco, anche questo è un altro dato che non col segno meno. Ora qui proprio due slide proprio così, queste proprio ve le dico così perché potrebbero essere oggetto di discussione, ma proprio molto prendetele proprio con tre punti esclamativi e tre interrogativi. Riguardo alla condizione occupazionale dei laureati, perché è la seconda pagina di Alma Laurea, questa qui proprio è complicata questa mia rendicontazione, perché il rapporto del 2018 non aggiornatissimo ma sostanzialmente convincente. Poi è una ripartizione per classi, quindi qui c'è, non è l'architetto puro, c'è l'architetto, c'è il design del prodotto industriale, c'è l'ingegnere architetto, c'è l'ingegnere, sono le classi, capite che per questo. E poi in quel confronto che ho fatto rispetto al 2007, nel 2007 il consorzio Alma Laurea aveva 46 atenei consorziati, adesso sono 75 su 80, quasi tutti hanno aderito, quindi anche qui non è proprio col planare, quindi a maggior ragione queste due slide. Allora, i tassi occupazionali e la retribuzione a 5 anni, ancora qui, questi sono credibili. Il tasso di occupazione degli architetti, il totale dei laureati segna un 86,8, architettura segna 2 punti in più, però 3 punti in meno rispetto al 2007, era il 91,4. Quindi rispetto al totale dei laureati, nel 2018 noi dicevamo che 1,4 in più gli architetti più occupazione. Riguarda la retribuzione mensile, molto meno. Meno, insomma. Il totale dei laureati a 5 anni ha una retribuzione mensile netta di 1.415, i laureati in architettura 1.322. Anche qui va detto che all'inizio nel 2007 era 1.242, che poi è scesa durante quegli anni orribili della recessione, è andata a 1.000 euro e poi è risalita in questi ultimi 5 anni, quindi anche qui il discorso andrebbe argomentato. Dopo il triennio, dopo la laurea breve, il 59% del totale dei laureati procede con la magistrale e il 65% circa per cento degli architetti prosegue. Per quanto riguarda la tipologia del lavoro, gli architetti rispetto a tutti gli altri segnano circa il 50% di lavoro autonomo, inferiore a quello di 10 anni fa però, che era il 56%. E il tempo indeterminato cresce in questi ultimi 10 anni, va al 27%. Rispetto al totale dei laureati, totale dei laureati ha un 21% di lavoro autonomo, gli architetti quasi il 50%, e le altre lauree hanno molto più tempo indeterminato. Poi dopo c'è tutta una selva qui di figure professionali su cui non sto ad addentrarmi. Il dato rilevante è questo, 50% di lavoro autonomo, ma inferiore di quasi 7 punti rispetto a 7 anni fa, invece cresce il tempo indeterminato qui. Voi sapete meglio di me cosa è avvenuto in questo paese, un paese che ha 150.000 architetti rispetto alla Germania che ne ha 100.000, l'Italia da sola ha più architetti della Francia, dell'Inghilterra, che ne hanno 70.000, credo. Capite, qui i discorsi diventano plurimi. Riguarda l'efficacia della laurea, l'efficacia della laurea si intende la congruità tra il titolo raggiunto e il lavoro. Questo, io ho conseguito un titolo per fare quel lavoro, ecco qui gli architetti vanno meglio degli altri perché sono quelli che fanno, poi fanno anche altri lavori, però circa il 70% fa il lavoro per cui ha studiato, coerente col titolo di studio, gli altri invece poco più del 60%. Ora qui ecco, queste sono le due slide proprio che
vi metto qui provocatoriamente, ho detto lì a lei, perché qui c'è da fare il 3, il 3 più 2 è il ciclo unico, poi ci sarebbero le facoltà storiche, poi ci sono delle 22, le 7 storiche, poi le altre dopo i provvedimenti, la legge sull'autonomia e poi le ultime, vero, la tripartizione. Ho detto estraetemi, datemi qualche dato per quanto riguarda l'occupazione su il ciclo unico delle facoltà storiche, così ho fatto un discorso un po' elitario, così, se volete, così, classista, così. Sapienza, IUA, Firenze, Federico II, Torino, Politecnico e Palermo, le 7 storiche. Ecco, i laureati in architettura a ciclo unico, guarda, queste facoltà storiche, la mia petizione di principio è che il 3 più 2 per alcune facoltà non abbia giovato come è stato realizzato, capite dove vado a parare. Rispetto al complesso dei laureati ciclonici in architettura, tra quelli appartenenti alle facoltà storiche, i laureati di queste 7 facoltà, i laureati sono più quelli stranieri, quel 5% quindi che vi ho detto all'inizio di laureati stranieri è tenuto su prevalentemente da queste 7 facoltà storiche, provengono da contesti familiari favoriti, anche due genitori anche laureati, prevalentemente vengono dal liceo classico, hanno più esperienze di studio all'aereo e di tirocinio culturale, potendo tornare indietro al momento della scelta universitaria, rifarle però lo stesso corso dall'ateneo. Qui, ecco, c'è un dato che in controtendenza, che sembra contraddire quanto vi ha appena detto, la soddisfazione per il percorso compiuto è più modesta, qui ovviamente quanto uno ha più atteso ed è più preparato, più motivato, alla fine ha più attese, quindi si spiega perché sia, è una delusione relativa, questa è la spiegazione che si può dare. Questo per quanto riguarda la formazione, per quanto riguarda invece l'occupazione, sempre riguardo il ciclo unico di queste facoltà rispetto alle altre, però questo verrà su queste due slide, non giuro, va bene, non scommetto, perché sono state fatte così, con criteri troppo macro. È maggiore comunque il tasso di occupazione, la quota di attività autonome, anche la quota di attività a tempo parziale, è maggiore l'efficacia della laurea, è più modesta, ma come, perché è più modesta la retribuzione netta? Come là era inferiore l'indice di soddisfazione? Una spiegazione credo plausibile, ma forse non sufficiente, e che oltre alla diversa diffusione delle attività a tempo parziale il risultato è probabilmente legato anche all'avvio delle attività libero professionali che necessitano di un tempo più lungo per la piena valorizzazione retributiva. Io so bene che mi sono mangiato un po' di minuti, però forse questi dati qui ci aiutano un po' col principio di realtà. Così, ecco. Io sarei uno sprovveduto e un temerario se, e voi sareste delusi se io qui facessi un discorso sull'architettura, su temi specifici su cui ovviamente non mi azzardo, perché i temi che poi voi affronterete, sarebbe interessante vedere questo, come si sono formati, da questa triplice fase si è arrivata alle 22 facoltà di architettura. Alcune sono state portate da Pandora, credo, ipotizzare un modello di insegnamento con relativa articolazione curriculare. Un altro modo sarebbe, che è il vostro, di rivedere il rapporto tra formazione, ricerca e professione, mettere a confronto la scuola italiana con le altre, tutti i temi, appuntare l'attenzione sulla sovrapposizione, collisione, diciamo pure conflittualità tra queste varie figure omologhe, perché credo che sono l'unico paese in Italia dove ci siano alcuni che possono fare tante, tante professioni, così la stessa cosa che fa l'architetto, la fa il geometra, il designer, cioè questa selva proprio. Forse da un classicista vi sareste aspettati come me anche un approfondimento della cifra identitaria, della T
triade vitruviana, della firmitas, della venustas e dell'utilitas, oppure anche rilevare alcuni fenomeni di macro contesto, quale dice una lezione inaugurale magistrale, la globalizzazione, l'emergenza ecologica, oppure questo accelerato incremento demografico. Non lo di tutto questo, io farò una riflessione un po' eccentrica, sperando di non aver sbagliato convegno, riprendendo cent'anni dopo quella riflessione che, come diceva prima Cernini, ha presieduto un po' la formazione della prima facoltà a scuola, la loro seconda lezione di architettura, perché anche loro ci fu un grande dibattito, il resoconto è stato fatto, è vero, riportato da Gustavo Giovannoni nel suo volume Questioni di architettura nella storia e nella vita, un volume del 25 che ora è stato meritoriamente riedito nel suo volume qui dal nostro D'Amato. E lì allora c'è stata questa, una sorta di riproposizione di questa querelle des anciens des modernes, è vero. Ora io farò tre osservazioni e con una riflessione finale sull'architetto, appoggiandomi lì un po' sulla mia informazione professionale. La prima osservazione la intenderei notum e novum. C'è una polarità permanente che ritma i tornanti della storia, le visioni del mondo, l'evolversi della società e degli individui, che con un lessico dell'antica Roma la chiamerei questa polarità tra il notum e il novum. Cos'è il notum? Il notum sta per tradizione, sta per storia, sta per il passato. Era il mos maiorum, era la consuetudo, erano gli exempla. Il notum rinvia ai padri, ai maestri, ai classici. Allo sguardo il notum rivolto prevalentemente all'indietro. Il novum, al contrario, sta per rivoluzione, sovvertimento, cambiamento radicale. Il novum è l'inaudito, il mai visto, il mai sperimentato, rinvia ai figli, agli allievi, ai moderni. Moderno deriva dall'avverbio latino modo, adesso, ora. Moderno deriva da questo, deriva proprio. Novum a Roma era sempre qualcosa di dirompente e traumatico. Nova era la terra della spedizione degli Argonauti, che infransero le note leggi per le nove leggi, addirittura lì abbiamo il capo degli Argonauti, è vero che avrà addirittura delle nove nupzie, delle nuove nozze, pianterà Medea, tutta l'insegna di questo folle viaggio del novum, nova terra, nove leggi, nove nupzie, e Roma è novo, veramente il regno del mos maiorum, della tradizione, ciò che era novum faceva spavento. Faceva spavento l'homo novus, contrapposto al nobilis. Sappiamo che Mario e Cicerone, che erano homines novi, provenivano da delle gentes, da delle famiglie dove nessuno aveva fatto carriera politica, erano visti con invidia, con lo sguardo di traverso, e faranno anche una brutta fine l'homo novus. Res nove, Lucrezio chiama il suo poema, un poema epicureo. Lucrezio voleva abolire le res note, la politica e la religione a Roma, chiamerà il suo poema res nove. Nova sarà la religione dei cristiani a Roma, perché è una religione frontale che farà opposizione alla religione nota. Quindi novum è qualcosa di soprattutto in questa civiltà classica dove c'era un po' l'idea, sempre presiedeva al tutto la lezione del passato, e sostanzialmente c'era una visione ciclica dell'eterno ritorno. Quindi oggi sotto quali specie ci appare il novum? Oggi, se dovessimo dire oggi il novum, il mai visto, l'inaudito, la... Noi oggi credo che siamo testimoni, ahimè, più spettatori che protagonisti di due novità. Una, lo sappiamo bene, questa di tipo sociale. Due novità che mettono in discussione, vero, il destino individuale delle persone, collettivo dei popoli. Una è questa novitas di queste trasmigrazioni che ci dicono: chi è saggio sa bene che è solo l'inizio della nottata, la nottata non passerà. Una è questa, vero, dove
viene decretata la fine delle orse imprese e noi scontiamo tutta la nostra parola di occidentali, di persone destinate al tramonto. L'altra novità è quella della tecnologia, delle tecnologie che rendono tutto istantaneo e planetario, con la conseguenza di mettere all'angolo, di sacrificare, di divorare il tempo, tutto all'insegna dello spazio. Oggi sono messe in discussione delle identità ben note e rassicuranti, l'identità nostra culturale sollecitata da queste culture altre, l'identità professionale scalzata progressivamente dalla robotica, ma le stesse identità personali. Pensate, noi fino a pochi lustri fa pronunciavamo delle parole come padre e madre che abbiamo ritenuto immodificabili, immodificate per secoli, che avremmo ritenuto immodificabili. Non è più così. Il padre e la madre prima erano quelli segnati dal genos, dalla famiglia, dal sangue. Poi al genos si è sostituito il nomos, la legge, l'adozione. Il genos soppiantato dal nomos e ora il nomos soppiantato dalla techne. Quindi capiamo bene che dalla biologia alla cultura alla tecnologia è come se noi scontassimo, come ho avuto modo di dire ultimamente in alcune mie paginette, scontiamo oggi tutta la pluralità, la potenzialità della parola latina finis. Finis vuol dire la fine, che è il nome vero dell'uomo, la finitudine. Finis è il confine, e noi oggi siamo in presenza di questi due sconfinamenti, di questi due novitatis, e finis vuol dire il telos, il fine, quello che ahimè rischia di mancarci. La seconda osservazione, Prometeo e il monoteismo tecnologico. Allora, come si è arrivati a questa novitas della tecnologia, di questo monoteismo tecnologico? E qual è il volto e il ruolo di Prometeo oggi? Che oggi Prometeo è ovunque. Io così ho fatto una lezione ai medici Bologna su Prometeo e entra in clinica. Questo è il problema per i medici. È sconvolgente questo. Perché quel medico che a Roma, da Faber, Cesare con un edito del 49 l'ha fatto diventare civis, inserendolo all'interno delle artes liberali. Se pensate bene oggi, quel medico civis rischia di essere retrocesso di nuovo a Faber, a leggere le cartelle, la diagnostica, ma qui ne sapete più di me. E allora, bene, sappiamo tutti che la separazione tra cultura umanista e cultura tecnologica è un dato recente, non era così all'inizio. Pensate ai presocratici, cos'erano? Scienziati, filosofi. Il mio Lucrezio scrive, perché era un natura, un primo scientifico di Persia. Seneca apparentemente mette nel suo programma prius me scrutor de indium mundum. L'uomo e il mondo, se il cosmo, sono i due oggetti dell'indagine, apparentemente. Poi facciamo un salto, andiamo alla scuola palatina di Carlo Magno, le leggi del trilio e del quadrio, c'erano tutti, si tenevano tutti insieme. E poi dopo il Rinascimento, da cui è nata poi la scienza allora, è vero? Voglio dire, sappiamo bene come è andata, quando l'umanesimo ti spiegherà tutti i saperi con una potenza e una grazia che si erigerà a modello universale. Stavano tutti assieme. Quando è che ci sono state le prime incrinature di questo sapere unico? Questo sapere enchiclios, circolare. Noi oggi li chiamiamo saperi orizzontali e trasversali. Sentite come è un linguaggio molto più povero. Loro lo chiamavano un sapere enchiclios, circolare, perché il cerchio era il simbolo della perfezione. Era una paglia di enchiclios, circolare, quella dell'umanesimo. Quella. Le prime grosse incrinature su questa concordia dei saperi, una prima discordia. Quando comincia a diventare discos questa concordia, si ha con le prime tre grandi rivoluzioni, è vero, quella scientifica del 600, Galileo, Bacone, Newton, sappiamo tutto. La seconda, è vero, la rivoluzione illuministica, all'insegno del moto kantiano, peraltro preso da Orazio, osa sapere,
Sapere Aude, la rivoluzione illuminista, e la terza rivoluzione, la rivoluzione positivistica. Poi dopo noi abbiamo, c'è stato tutta la a causa della frammentazione, la iperspecializzazione dei saperi, è vero? E noi abbiamo avuto poi il nostro Croce che ci ha messo del suo, perché ha bollato come pseudoconcetti tutte le ipotesi scientifiche e come pseudoscienze tutte le discipline non filosofiche. Capite che questa egemonia idealista ha contribuito a quella sciagurata autonomia chiamata delle due culture, è vero che sono state al centro del libro omonimo di Charles Peirce Snow, le due culture, però prima era avvenuto qualcosa, quando? La prima vera frattura avviene alla fine dell'Ottocento, con l'avvento della macchina. È lì che c'è la separazione tra i tecnici e i chierici umanistici, la macchina. E lì gli umanisti si chiuderanno a riccio all'insegna del luddismo, ovvero Ludd che snobbava la macchina e tutto, però ecco. E lì avvenne questa divisione tra i tecnici e gli oziosi intellettuali. Ma, scusate se vado di fretta, ma mi sono mangiato dei minuti con quell'altra cosa, ma è oggi che la frattura tra questi saperi umanistico e tecnico-tecnologico è oggi che avviene. È oggi che avviene per la discontinuità, perché questa volta è improvvisa, la transizione. Le plurime transizioni sono improvvisi e celeri e veloci. Guardate, non si tratta solo del problema della tecnologia della comunicazione dell'infosfera con tutto quello che comporta, vero? Non è solo il problema dell'infosfera, per cui siamo sommersi di informazioni, qui non sto a darvi i dati che li sapete tutti. Qui c'è il problema, c'è in gioco ben altro. In questa discontinuità non è solo il problema della comunicazione dell'infosfera. Qui il problema oggi è questo: la tecnica, propriamente la tecnologia, è nata come ancella della scienza, vero? Per soccorrere l'uomo, oggi non è più strumento dell'uomo. Essa è protesi che supera e perfeziona l'uomo e la sua natura e va a intaccare e invadere gli stessi domini dell'uomo. Dalla genetica alle neuroscienze all'intelligenza artificiale, perché noi abbiamo un uomo competitivo con la macchina, combinato con la macchina, aumentato dalla macchina, minacciato dalla macchina. Diceva Antifonte nel V secolo avanti Cristo, sentite, grazie alla tecnica risultiamo vincitori laddove la natura sarebbe più forte di noi. Quinto secolo avanti Cristo, si sta verificando questo. Per cui tre domande corrono d'obbligo. La prima: ma le due parti che compongono la parola tecnologia, forma avanzatissima di conoscenza, parola nobilissima, formata da tecne, latinamente tradotta ars, e logos, il pensiero, che è tutto, pensate rapido. La tecnologia oggi è ancora così? Si può chiamare ancora così? Oppure la tecne persegue una sua autonomia dal logos sostituita dal kratos? Il kratos è la prepotenza, la violenza. E tecnologia o tecnocrazia? Ve la metto lì così, con poca leggerezza, capisco. E poi la seconda domanda. C'è un precetto ippocratico, il sesto precetto di Ippocrate, che dice che là dove c'è filotecnia, amore della tecnica, c'è anche filantropia, cura amorevole dell'uomo. È vero questo? Là dove c'è filotecnia, c'è anche filantropia? La seconda domanda. E la terza domanda, questa che la lasciamo, vero, un po', ai profeti, a quelli che credono nel futuro utopico, che però sono ben bilanciati da quelli che credono un futuro distopico. Un giorno progetteremo una macchina che ci sostituirà. Vedete, oggi Prometeo rischia di mostrarci, di sbatterci in faccia tutta la sua potenza linguistica ed etimologica. Prometis,
colui che capisce prima, che vede prima, che comprende prima, pro metis, provvidente, previdente, presaggio rispetto a noi. Tutta la potenza del suo etimo. E l'uomo qui, Günter Grass, è stato per me illuminante col suo uomo antiquato. Cosa dice? Che oggi per la prima volta l'uomo rischia di sentirsi inferiore alla macchina, il creatore inferiore alla sua creatura, il produttore inferiore al suo prodotto, perché lui non regge, non dura, invece la macchina con una piccola modifica resiste al tempo, resiste, dura. E l'uomo prova questo senso di inferiorità. Non so cosa è successo. Finita la tecnica. Per cui la chiamata la vergogna prometeica. Noi proviamo un senso di pudore, di vergogna e di soggezione rispetto a Prometeo. Prometeo in noi è cresciuto più di noi. Mi pare chiaro. E allora qui ci si divide, tutti si dividono tra chi sogna l'avvento dell'Atene digitale, dove tutti saremmo seduti in un prato a fare merenda con i robot che ci assistono, e invece chi pensa a un futuro che sarà l'insegna di Pandora, scoperchiato, non lo so, tra un futuro utopico e un futuro distopico, è vero. Certo che, io lo dico ai miei umanisti, l'unico rischio che dobbiamo evitare è quello di non essere dei luddisti, di non snobbare. La tecnologia, l'intelligenza artificiale, bisogna guardare in faccia queste cose, essere lì, noi essere lì, non gli altri, noi essere lì, perché allora andò male nell'Ottocento, quando i luddisti, poi dopo la tecnologia ha proseguito per i fatti suoi. La terza osservazione tecnica e politica, la lezione dei classici. I classici dicono che Prometeo non salva, che la tecnica ha bisogno della politica, il Protagora di Platone. L'uomo apparso per ultimo sulla terra è quello più debole, non sopravvive, cede, muore, sopraffatto dalle intemperie della natura e dalla ferocia degli animali. Allora arriva Prometeo, Prometeo dona all'uomo le arti e il fuoco. Grazie a Prometeo l'uomo costruisce grotte, si ripara dagli animali, costruisce, si ripara dalle intemperie, costruisce armi, il ferro, e si protegge dagli animali, perché ha la demiurgica tecnica, la tecnica demiurgica, datagli da Prometeo. Però l'uomo continuava a morire, dice Platone, perché? Perché non conosceva la politica tecnica, e l'uomo moriva non per le intemperie della natura, non per la ferocia degli animali, ma per la cattiveria dei suoi simili. Allora Zeus chiama Hermes e gli dice: va, dona loro l'arte della politica, altrimenti non ci saranno più città. Hermes dice: ma io come do l'arte della politica? La do in maniera corporativa, come ho dato l'arte agli ingegneri, ai panettieri, ai medici? No, va e che l'arte della politica sia data a tutti. Perché la demiurgica tecnica non basta, ci vuole la politica tecnica. Sembrerebbe risolto se studiamo la politica alla tecnica, ma la storia non è stata poi benevola da questo punto di vista. La storia si è incaricata di smentirci, perché la politica non ha vinto sulla tecnica. Siamo qui appunto a parlarne. Basterebbe citare così Platone e Seneca. Con loro si dimostra che il sapere e il potere sono res dissociabilis.
la storia ha dimostrato che sono incompatibili. Se uno ma non sono un politologo, lascio stare quello che avviene oggi, dove abbiamo al vertice un leaderismo, diciamo, di seconda mano, per essere buoni, e alla base abbiamo una sorta di niccianesimo di massa, dove ogni individuo rivendica la propria volontà di potenza. Certo che oggi noi siamo in presenza di una divaricazione, di un divario enorme tra la potenza della tecnica e l'impotenza della politica. Questo è il tema. Questo è il tema. L'ultima osservazione è l'umanesimo necessario. E poi una battuta sull'architetto. La politica oggi non guida la tecnica, ma la tecnica può fare da sola, può continuare da sola, o andrà a sbattere. Capiterà anche a voi di sentire che i tecnologi più formati, più informati, più intelligenti chiedono, supplicano dei modelli culturali perché sono al capolinea, perché gli manca quel telos di cui dicevamo. E noi oggi, per dirla con questo grande ebraista, Yeshua Abramesh, nella civiltà della tecnica noi consumiamo il tempo per guadagnare lo spazio, ignorando che il tempo è il cuore dell'esistenza. Noi possiamo sopportare questa contraddizione di essere planetari per lo spazio e, come ha detto egli, provinciali per il tempo? Possiamo sopportarlo questo? A chi sostiene che la scienza, la tecnologia e il sapere ingegneristico scalzerà le scienze umane, le humanities, ecco, è facile rispondere che alla tecnologia spetta l'onere della risposta dell'Ars rispondente. Certo che a Davos, per l'ambiente, per il clima, per il food, per la demografia, non chiamano un latinista, è ovvio, la tecnologia deve dare la risposta. Ma le domande chi le pone? L'Ars interrogandi. Primo punto. Secondo punto. A proposito di ingegneri, l'ha ricordato quel gran genio di Steve Jobs, quando ha detto nel famoso discorso di Stanford: abbiamo bisogno dell'ingegnere rinascimentale, detto da lui, che vedeva che il sapere informatico e monoculturale ingegneristico andava a sbattere. Abbiamo bisogno dell'ingegnere rinascimentale. E diceva: abbiamo bisogno di connettere i punti si connettono guardando avanti e indietro, spazio e tempo. Il più bel commento alla lettera del familiare del Petrarca, quando diceva che lui si vedeva, prefigurando l'intellettuale europeo, si vedeva collocato su un monte con lo sguardo collocato contemporaneamente avanti e indietro. Simul ante retroque prospiciens. Il più bel commento a Petrarca credo che l'abbia fatto Steve Jobs, anche se non conosceva né il latino né Petrarca. E poi, quando mi hanno così alcuni mesi fa intervistato per Alma Laurea, ci dica, Presidente, come vanno le lauree STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Gli ho detto: mi scusi, era un giornalista anche così rinomato, non si aggiorni, non c'è più STEM, c'è STEAM, dal 2006 in America. Hanno inoculato, hanno inserito le AD Arts oltreoceano, prendendole da noi. Tra 10 anni noi impareremo da loro, provinciali, perché noi abbiamo bisogno sempre di qualcuno che ci dica come siamo bravi, come sono le attività dello psicanalista. Le AD Arts, e sapete cosa dice Steve Jobs? Dice: la tecnologia da sola non basta, e la tecnologia sposata con le arti liberali, sposate che hanno scienze umane, che produce risultati che fanno cantare il cuore. Quando io proclamavo del dottor di ricerca, oppure qualcuno veniva
col suo titolo plurimo di PhD qui, PhD là, PhD là. Allora mi sono divertito in maniera un po' non proprio buona, ma voi sapete cosa vuol dire PhD? Non uno di quello che l'aveva ottenuto sapeva cosa voleva, l'acronimo di che cosa è PhD? Di nano delle tecnologie, di cosa credete? PhD vuol dire filosofia doctor. Siete voi degni, voi scienziati, tecnologi di questo PhD? Se no restituitelo agli umanisti, non era la vostra. Perché vuol dire esperto di filosofia, di pensiero completo, di pensiero lungo, direbbe Empedocle, che supplicava la necessità dei dolichophanes, degli uomini dal pensiero lungo. E allora io credo che noi oggi avvertiamo, a fronte del pensiero tecnologico e del fare tecnologico che celebra quotidianamente i suoi trionfi, il pensiero umanistico è in affanno, il pensiero umanistico rischia di essere residuale, il pensiero umanistico è tenue, è flebile. E noi avvertiamo questo telos, qualcosa, un filo teso tra passato e futuro, tra passati e nascituri, tra la memoria e il progetto. E questo è il telos, questo filo da tendere, e soprattutto avvertiamo che cosa? Un dialogos tra le varie discipline. Mi diceva John Steiner, uno degli ultimi grandi intellettuali, diceva John Steiner, io a Cambridge quando parlo la sera cedo con dei Nobel scienziati, fanno fatica gli uni a capire gli scritti di quell'altro, di Nobel scienziati, talmente sanno tutto di niente. E allora chi metterà in dialogo? Ecco, bene, la conoscenza tecnologica, il sapere iperspeciale, ma chi li metterà? Ecco qui, io credo che abbiamo bisogno di nuovo umanesimo, non come l'altra metà del pensiero, non come un punto di vista diverso dallo scienziato sulla realtà, no, ma semplicemente come pensiero lungo, come pensiero che collega, pensiero dell'intero, come ha detto il caro compianto amico Umberto Eco, come arte della sintesi. Questo è il ruolo oggi degli umanisti. Non a caso i filosofi del XX secolo, è vero, da Heidegger a Popper, hanno scritto ritorno ai presocratici, Popper, back to the presocratics, ritorniamo ai presocratici. A chi affidare questa arte del capire, l'intelligere, parola latina profonda, che vuol dire capire, l'intus, la profondità, e l'inter, la relazione delle cose, a chi affidarlo oggi? Perché qui bisogna capire, come diceva Spinoza, non c'è da piangere, né da ridere, né da protestare, c'è da capire. A chi affidare questa ars interrogandi? Dove sono finiti perché interrogativi oggi? Questa interrogazione, come ha detto Heidegger, è la pietra del pensiero. Chi oggi mette a petto e confronta il notum dei padri, dei maestri, dei classici, con il novum dei figli, degli allievi, dei moderni? Io credo la scuola e l'università. Io credo che spetti a loro dare non delle doxe, delle opinioni, ma quella che Platone chiamava l'episteme, il sapere scientificamente fondato. Spetta alle università questo compito. E tutti dicono, questi rettori che ho frequentato, per sempre un gran profitto, di cui sono stato contento, ma dicono, ma non è dell'università oggi, non è dell'università oggi configurarsi come nobile officina di brevetti, di spin-off, di start-up. I bandi europei, i ranking internazionali ci misurano lì, cosa ci dici tu? Io credo che queste siano finalità secondarie derivate, o se vogliamo effetti benefici collaterali, non la ragione prima e fondativa dell'università. Politecnici, Fachhochschulen, business school assolverebbero meglio e più questi compiti. Un ateneo, uno studio generale come il mio, come la maggior parte degli atenei italiani, credo che abbia questo compito. E a chi crede che l'università aspetti il compito di insegnare un mestiere, io rispondo con le parole di un grande rettore, Derek Bok, il rettore di Harvard, 20 anni
25 anni fa ha detto: se voi studenti pensate di venire in questa università ad acquisire specializzazioni in cambio di un futuro migliore, state perdendo il vostro tempo. Noi non siamo capaci di prepararvi per quel lavoro che quasi certamente non esisterà più intorno a voi. Ormai il lavoro, questo ho detto 30 anni fa, noi oggi ripetiamo, ma 30 anni fa, ormai il lavoro, a causa dei cambiamenti strutturali, organizzativi e tecnologici, è soggetto a variazioni rapide e radicali. Noi possiamo solo insegnarvi a diventare capaci di imparare, perché nella vita dovrete reimparare continuamente. Il sapere tecnologico, quindi, come sapere necessario ma non sufficiente. L'ultima cartellina sull'architetto, la leggo per far prima, scusate. So bene che non si può parlare dell'architetto come figura assoluta e olistica, come ideal tipo di platonica memoria, che accanto al progettista ci sono altre declinazioni e sfaccettature, il modellatore, il visualizzatore, il designatore, tout court e così via. Ma intendo correre qui il rischio di parlare dell'architetto restituendogli il suo significato originario, linguistico, etimologico. Il sapere tecnologico capta il novum del presente, ha lo sguardo rivolto in avanti, adotta il paradigma sostitutivo della dimenticanza, si iscrive nello spazio, la familiarità con la vita intesa come zoe, principio vitale, semplifica la complessità, è abilitato alle risposte, rincorre i mezzi, punta sull'hardware. Il sapere umanistico conosce il noto della storia, guarda avanti e indietro, adotta il paradigma accumulativo della memoria, si distende nel tempo, ha familiarità con la vita intesa come bios, esistenza individuale, interpreta la complessità, abita le domande, esplora i fini, punta sul software. All'architetto, un oratore che sa il latino, come è stato ben detto, che recupera storia e memoria, spetta tenere insieme l'ups e civita, spazio e tempo, filotecnia, cura amorevole della tecnica, filantropia, cura amorevole dell'uomo, farsi promotore di quel dialogos e indagatore di quel telos. Di qui la responsabilità. Responsabilità è parola latina che significa capacità e necessità di dare una risposta, la responsabilità. Di qui la responsabilità sociale dell'architetto, il collocarsi non a valle ma a monte della politica, giocando d'anticipo un ruolo attivo. Possibile che si debba attendere un'enciclica del Papa per scoprire i danni dell'antropocene? Le manifestazioni degli adolescenti per farci meditare sul clima? In questa direzione va la stessa etimologia della parola. Architecton, infatti, significa sovrintendente, direttore dei lavori, se volete, capomastro. E si oppone a keirotechnos, lavoratore manuale, manovale, artigiano. L'architetto è il referente, il coordinatore. Isidoro, nelle sue etimologie, dice che gli architetti sono muratori che pongono le fondamenta, architetti autem cementari sunt, qui disponti in fundamentis, riprendendo l'immagine di San Paolo, laddove l'Apostolo dice, nella prima lettera ai Corinzi, come un sapiente architetto io ho posto il fondamento, un altro poi vi edificherà sopra. Tirerà sui muri, vi costruirà sopra la casa, ut sapiens architectus fundamentum posvi, alius autem super edificet, edificet super. Siamo nella simbolica della costruzione qui. L'Apostolo è l'architetto, il primo costruttore che pone Cristo a fondamento di quella chiesa che sorgerà sopra di lui. L'architetto sta all'inizio del processo, tiene tutto insieme come il regista. In questa riflessione e convenzione mi soccorro l'episodio. Michel Serre, filosofo e molto arduo, racconta che nel comitato costitutivo per costruire la diga di Assuan c'erano tutti: ingegneri idraulici, chimici dei materiali, costruttori edili, ecologisti, ma non c'erano né un filosofo né un egittologo.
Michel Serre era stupito di questa assenza. Al giornalista, che stupito del suo stupore, gli chiedeva a che cosa sarebbe servito un filosofo in un comitato per ricostituire la diga di Assuan, rispose: avrebbe notato l'assenza dell'egittologo. Analogamente al filosofo, anche l'architetto coglie con lo sguardo totale unitario la pluralità dei problemi, la convergenza delle competenze, la complessità delle soluzioni di un progetto. Grazie. Sarebbe stata così opportuna a quello che io vorrei dirvi, perché questo problema della cultura umanistica è il vero grande problema che le facoltà di architettura dovrebbero affrontare, riconoscendo che rispetto a questo ideale c'è stato un ineluttabile allontanamento, progressivo allontanamento, che ha spezzato un'unità culturale, realizzando una serie di monconi, direi, della cultura architettonica, che non fanno che influenzare la vita sociale proprio attraverso la mancanza di questa visione unitaria che era caratteristica dell'architetto. Visione unitaria che si basava sul riconoscimento che un architetto, oltre a una sensibilità estetica, a una cognizione del mestiere, deve fare i conti con la storia dell'umanità. C'è stato un periodo pienamente giustificato dai fatti in cui questa certezza è venuta meno. Diciamo, le avanguardie storiche hanno giustamente predicato la tabula rasa, perché probabilmente era necessario uno stacco. Tuttavia noi sappiamo che l'illusione che questa rivoluzione producesse una società nuova, più giusta, è un'illusione presto caduta. Ecco, io vi parlerò oggi di come si è insegnata l'architettura per molto tempo in Italia. C'è stato un fenomeno interessante che ha visto la storia dell'architettura oggetto di un lavoro proficuo da parte di persone che però praticavano il mestiere dell'architetto. È una lunga storia, perché comincia con Pietro Selvatico, un veneziano al quale ha scritto un libro di storia, ha rivendicato l'importanza dell'architettura gotica, ma nello stesso tempo ha avuto un ruolo sia come architetto sia come restauratore, ed ha quindi in un certo senso stabilito una tradizione che poi è stata subito presa in mano da Boito, il quale indubbiamente ha esercitato sulla cultura italiana una funzione determinante, addirittura progettando non soltanto delle opere, ma progettando uno stile che considerava lo stile più opportuno nella Italia finalmente riunita. Uno stile che muoveva a partire dal romanico, quindi reagiva all'impero delle accademie che hanno sempre fondato sulla classicità il loro sapere. Boito
era nato nel 36, mentre Selvatico era nato nel 1803, quindi all'inizio del secolo dell'Ottocento. Boito nasce nel 36, quindi in un momento particolarmente importante per la riunificazione italiana. Ma da Milano questa vocazione a studiare la storia in funzione anche dell'attività pratica viene raccolta, questo testimone, prima da Magni, che Giulio Magni è stato uno degli architetti più aperti alla trasformazione, è stato anche fuori d'Italia, quindi ha partecipato in pieno a quello che potremmo definire la cultura europea. Era nato nel 59 e diciamo il suo contributo storico è soprattutto un album, quindi certamente non poteva definirsi un filologo. E tuttavia questo album ha esercitato una funzione determinante, perché ha offerto diciamo, un materiale di riflessione agli architetti dell'inizio del secolo scorso. Nel 73 nasce Giovannoni. Giovannoni è una figura chiave perché è stato anche il creatore delle facoltà di architettura che oggi celebriamo. Giovannoni inizia la sua attività di docente all'interno delle facoltà di ingegneria, perché ovviamente allora gli architetti erano dei professori di disegno architettonico, quindi non avevano bisogno di una laurea. Giovannoni ha cominciato a insegnare una materia molto interessante, architettura generale. Tutto sommato questo termine è un termine molto significativo, perché voleva dire che rivendicava questa unità della cultura architettonica anche all'interno di un'istituzione come la Facoltà di Ingegneria, che invece aveva scelto la strada della cultura tecnica. Architettura generale voleva dire per Giovannoni aiutare gli architetti a costruire la città sulla base delle esperienze del passato, in modo particolare sulla base delle esperienze che avevano rivendicato il valore dell'ambiente quasi in contrasto con quello dei monumenti. Indubbiamente Giovannoni è stato un grande maestro nell'introdurre questa problematica, che l'architettura non è fatta solo di monumenti chiave, non è una specie di Webster incarnato, è qualcosa di molto diverso. E l'architettura ha come sfondo fondamentale la città, non solo la città ovviamente, anche il paesaggio. E però la città è in un certo senso un insegnamento permanente di architettura, perché fa vedere come una comunità nel suo crescere, nel suo svilupparsi, nel suo cambiare, utilizza l'architettura come uno strumento fondamentale. Io quando mi chiedono una definizione di architettura rispondo sempre a un settore del lavoro umano. Questo perché non mi piace dire che è una delle tre arti, che è una delle arti del disegno, perché secondo me è fortemente diseducativo. E in un certo senso mi dispiace che non abbiamo visto, insieme alle statistiche degli architetti, anche quelle che riguardano i lavoratori, il cantiere tutto sommato, che oggi in gran parte viene sostituito dalla produzione industriale, è stato effettivamente il luogo in cui è maturata una cultura. Anche la cultura umanistica è una cultura che ha fatto i conti con il cantiere. Quindi questo per dire che Giovannoni è stato importante per aver affrontato questo problema di dare agli architetti un indirizzo su quelle che dovevano essere le loro azioni sul piano compositivo e sul piano costruttivo. Le dispense di Giovannoni, di cui io consiglio la lettura a molti giovani architetti,
erano proprio un approccio al mestiere e nello stesso tempo una individuazione delle fonti a cui era possibile chiedere un chiarimento, uno stimolo per costruire la città. E quindi lui ha gestito questo cambiamento di sensibilità, diciamo dalla sensibilità accademica che privilegiava in senso assoluto i monumenti a una sensibilità ambientale che collocava i monumenti al suo interno. Certo, questa cultura veniva da fuori, non è un'invenzione di Giovannoni, però Giovannoni è stato capace di operare una sintesi adatta alla cultura italiana. Sfogliando queste dispense dell'architettura generale di Giovannoni, si rimane sorprese perché a un certo punto lui, che usa poco il disegno, ha introdotto dentro queste dispense 3 o 4 disegni che secondo me sono la chiave per capire l'architettura romana degli anni 20. Lui ha iniziato a costruire nel 1913, quindi ha iniziato a insegnare nel 1913, quindi evidentemente gli ingegneri e gli architetti che sono passati dal suo insegnamento avevano in mente come si può affrontare il problema di dare un prestigio, una qualità estetica a un'edilizia, diciamo, che obbedisce alle regole del mercato, perché l'edilizia non può ovviamente sottrarsi alle regole del mercato. Però all'interno di queste regole c'era forse un margine di salvezza per la città, che stava nel creare motivo di interesse per alcuni elementi che appartenevano appunto alla memoria. Quindi Giovannoni utilizzava la sua sensibilità storica, che poi si è tradotta in opere di grande significato culturale, ed è stato in Italia il primo a fondare appunto una sensibilità estetica che non si esauriva nella problematica degli stili, ma cercava di andare al di là di questa, individuando anche nelle questioni materiali, costruttive, delle ragioni di fondo. Ecco, accanto a Giovannoni ha esercitato una funzione un altro storico architetto, Giambattista Milani. Milani ha scritto un libro che si intitola L'ossatura murale. È un libro pieno di fascino, perché effettivamente Milani era ovviamente un architetto incline alla decorazione, all'interpretazione stilistico-estetica dell'architettura, però aveva anche questa cultura da ingegnere che gli consentiva di dare delle indicazioni sulle scelte estetiche che un architetto poteva fare. E questo libro è effettivamente di una grande ricchezza, perché esplora appunto l'importanza della struttura per le opere del passato, in un momento in cui, in un certo senso, con l'invenzione del cemento armato la struttura acquistava un grado di libertà. Era tuttavia fondamentale conoscere invece l'arte muraria, che è legata a una serie di principi e di vincoli che la rendono effettivamente una cultura, cioè qualcosa che deriva da un processo continuo di coltivazione, questo in fondo dovrebbe significare cultura, che il cemento armato non aveva e che non ha mai acquistato compiutamente, forse proprio perché sono passati degli anni e non dei secoli, come è avvenuto per quanto riguarda la struttura muraria. Ecco quindi un altro personaggio che giustamente si può inserire nella scuola. Un altro è Fasolo. Qualcuno lo ricorda, magari ironicamente, perché ogni tanto arrivava in classe e diceva: mi fanno male i piedi, oggi non faccio lezione. Però chi ha ascoltato le lezioni di Vincenzo Fasolo lo ricorda come un innamorato dell'architettura, capace di evocare l'architettura attraverso il disegno, con questa misteriosa abilità, con il gessetto bianco, di costruire sulla lavagna delle assonometrie
che ciascuno di noi avrebbe potuto fare stando al tavolo da disegno due o tre giorni, e lui riusciva all'istante a far vedere dell'architettura l'organismo, cioè quell'aspetto che mette l'architettura in rapporto con l'essere vivente. È un termine, quello di organismo, inaugurato da Leon Battista Alberti. Anche Leon Battista Alberti in fondo appartiene, sebbene secoli prima, a questa tradizione di architetti che si interessano della storia e di storici che non possono evitare l'impegno architettonico. Ecco, Fasolo indubbiamente ha trasmesso a tutta una generazione una passione smisurata per l'architettura, come se fosse una donna da amare, che pure ha una sua importanza, perché evidentemente fa sì che il tempo libero spesso si adoperi per osservare dei pezzi di città, dei monumenti, comunque per godere dell'architettura, non soltanto della propria, ma anche appunto di quella che vediamo intorno. In fondo, uno dei difetti che l'avanguardia si è portata dietro è che l'architetto avanguardista in fondo ha soprattutto bisogno di uno specchio in cui osservarsi, in cui vedere sullo sfondo le cose che ha fatto, e quindi dando un'enorme importanza alla propria personalità. Ecco, tutto questo non è, è proprio il contrario dell'umanesimo. L'umanesimo è modestia, modestia di fronte alla grandezza della storia. Leon Battista Alberti, che certamente non era l'ultimo venuto, perché aveva una cultura straordinaria, una capacità di comunicare, una dignitas estrema, però era effettivamente umile. Se leggiamo i suoi testi, quello che appare, forse in qualche caso anche ostentato, ma che appare come autentico, è proprio l'umiltà. Quindi, ecco, io credo che anche Vincenzo Fasolo, in questo suo spettacolo che tendeva a, diciamo, esercitare sugli studenti un'azione di galvanizzazione, faceva un po' questa parte. Ecco, si potrebbe dire che dopo Vincenzo Fasolo un po' si è esaurita la scuola, però Benevolo, Benedetti, Zander, tutte persone che hanno fatto dell'architettura, anche della buona architettura, partendo da un interesse storico. E qui abbiamo anche la Montoni, che è vero che poi ha prediletto la storia, ma ha iniziato il suo lavoro come architetto con grande qualità. Quindi esiste una scuola romana. Che cosa ci insegna questa scuola romana? Beh, forse devo dire che sebbene non partecipino di questa categoria, ma certamente molto li devono, vanno citati anche Zevi e Tafuri. Zevi ha sempre combattuto contro una vocazione architettonica fortissima. Io lo posso dire perché sono stato per molti anni il suo collaboratore. Sarebbe stato un eccellente architetto se non fosse stato attraversato da un complesso freudiano, che evidentemente gli vietava di essere insieme critico e creatore, anche se poi le testimonianze che ha dato all'inizio lavorando con Redi Concini e Scienza eccetera sono tuttora dei testi interessanti per capire. Io l'ho affiancato nel momento in cui lui pensava alla biblioteca in Auli e aveva fatto veramente dei schizzi che non so se sono andati perduti o no, che rivelavano proprio una qualità di architetto che però probabilmente è stata cancellata proprio da questa difficoltà di una vita attraversata da questa persecuzione razziale che è stata una delle barbarie più incredibili avvenute nel nostro paese. Ecco, quindi qual è la morale di questa favola? Che c'è stato un lungo periodo in cui la facoltà d'architettura era dominata attraverso gli storici da questa idea che l'architettura è unica,
è qualcosa che non si può dividere in parti senza che effettivamente muoia. E questo credo che sia la testimonianza che possiamo dare, cioè la distruzione delle facoltà, il tentativo di suddividere le lauree in tante lauree specialistiche, addirittura di accorciare le lauree, è stato un tornare indietro, o meglio andare avanti in una direzione completamente sbagliata, a volte anche scelta da persone di grande capacità, di grande cultura, ma evidentemente che non tenevano conto per nulla di questo fatto. Ora, certo, noi viviamo in una società completamente diversa da quella che aveva nutrito questa idea di architettura, anche questa idea di scuola, di università, evidentemente. Basta pensare ai ministri dell'istruzione che sono arrivati dopo Gentile per capire, a parte Ragghianti, effettivamente il problema, diciamo, di guidare la scuola ideologicamente attraverso la filosofia, come è logico, era caduto in disgrazia, in disuso. Così è caduta completamente in disgrazia l'idea che l'architettura avesse una sua nobiltà legata al cantiere, legata alle persone che insieme all'architetto esercitano questa funzione di costruire la città. Questo è il risultato, secondo me, tremendo, che fa capire come in fondo il potere riesce a persuadere anche le persone che dovrebbero avere abbastanza cultura per reagire. Ora, noi abbiamo assistito al primato dell'economia, che ha messo in sottordine tutte le altre categorie della cultura, e questo ovviamente ha portato al consumismo, ha portato a quello che sono le manifestazioni della tecnica, della tecnologia, che veramente ha perso qualunque logos, addirittura ha perso il logos che veniva dal controllo umano, perché prova a controllare la tecnologia. Se effettivamente uno Stato decide di limitare lo sviluppo tecnologico, e improvvisamente si trova in arretrato rispetto a tutti gli altri, quindi essendoci il primato dell'economia è destinato a scomparire. Allora voi mi chiederete, ma non c'è una qualche speranza di recupero? Ovviamente è la politica quella che può. La politica è stata la vocazione di una generazione di architetti che io ricordo con grande passione. Nel dopoguerra non c'era architetto che non militasse. Naturalmente militavano anche in settori diversi, ma questo militare aveva sicuramente un senso. Dirò di più, persino quando era incomprensibile, come il caso di Moretti che era fascista, anche in quel caso il suo puntare, il suo sbattere pugno sul tavolo per ricordare, per non... Normalmente tutto questo non poteva non essere rifiutato da chi ragionava, però era comunque sempre un segno di un impegno dell'architetto a trasformare il mondo. E questo, tutto sommato, è il vero senso profondo dell'avanguardia. Quindi quando ci siamo accorti che l'avanguardia aveva sbagliato nel tabula rasa, abbiamo, almeno persone della mia generazione, ha cercato di rimediare a questa, e quindi abbiamo tradotto in termini politici quello che era l'istanza di questa unità dell'architettura che doveva portare a una città più giusta. E c'erano tanti esempi, anche in fondo una delle tragedie degli architetti è stata quella di riuscire a volte a costruire una città più giusta, però per frammenti magari insignificanti, incapaci poi di collegarsi con l'organismo urbano. Questo è un po' quello che volevo dire. La storia oggi tende a specializzarsi, cioè lo storico dell'architettura si vergogna di essere uno storico dell'architettura, dovrebbe essere uno storico dell'arte, al massimo che si dedica soprattutto all'architettura. Cosa sacrosanta, perché è difficile conoscere in modo profondo l'architettura senza conoscere il resto dell'arte, perché l'architettura partecipa di un clima che
sapere, che quindi va vissuto fino in fondo. Tuttavia, io credo che anche il rischio della unilateralità sia un rischio accettabile e che tutto sommato si debba parlare ai giovani cercando di inoculare in loro questo germe, che poi è un germe molto molto fruttuoso, è un germe che appunto parte dall'amore, l'amore per le cose belle, e poi a un certo punto da lì fiorisce e produce il senso di responsabilità. Giustamente sono veramente felice di parlare dopo chi ha saputo mettere insieme alcune parole chiave di una rinascita dell'architettura. E la responsabilità forse è la prima: noi siamo responsabili prima di tutto verso l'ambiente, ma poi secondariamente verso la città. E quindi che cosa ci consiglia la storia? Ci consiglia di continuare a fare delle opere meravigliose? Credo di no, almeno se consideriamo l'architettura, come ho detto all'inizio, un settore del lavoro umano. Ecco, ci consiglierebbe di rivolgerci alla città e soprattutto attraverso uno strumento che pure è stato giustamente nominato da Dionigi, che è la cura. C'è una storiella sulla cura che dice appunto che Giove voleva prendersi l'uomo e che poi alla fine, chiamato Saturno a decidere, diciamo, alla cura ha dato il corpo dell'uomo. Ecco, questo è un grande insegnamento. Noi, la cultura a volte si considera un'entità puramente spirituale. Il cristianesimo ci ha insegnato invece che il corpo e anima sono la stessa cosa fondamentalmente, e forse proprio sulla base di questo si potrebbe cominciare a costruire una cultura architettonica che si oppone al consumismo, che si oppone al potere ormai concentrato in poche mani, e riscopre la politica e aiuta gli altri a riscoprirla. Buongiorno, il professor Portoghesi ha aperto di fatto la prima sessione di questo convegno, dopo la straordinaria lezione di Ivano Dionigi, e vorrei fare alcune osservazioni rispetto a quanto ci ha raccontato Tracciano, una bellissima storia, una sorta di albero genealogico del mutatista Alberti al selvatico, fino a Boito e soprattutto la sua passione Giovannoni, però ha omesso di citare Giorgio Vasari, no? Penso sia importante, soprattutto in questa occasione, ma non per filologia, perché Vasari realizza alcune opere importanti tra le due edizioni delle Vite, tra quella torrentiniana del 50 e quella successiva del 68, mi pare, giuntina. Ecco, realizza in particolare a Roma una cosa importantissima, che è la Cappella Ciocchi del Monte. E questo progetto, questa realizzazione della Cappella Ciocchi del Monte, in cui vengono coinvolti un architetto come Ammannati e lui stesso, gli scultori, ha molto a che fare anche con una parallela esperienza in cui pittori e scultori e architetti lavorano, costruiscono questa sorta di nucleo di rapporto con la professione o con la cultura, in cui è molto importante la presenza dello scultore e la presenza del pittore. Penso alla straordinaria esperienza di Rosso Fiorentino a Roma, che nella cappella Cibo a Santa Maria della Pace, subito dopo la bellissima cappella Pigi di Raffaello con le sibille, gli angeli straordinari, forse tra le freschi più belli di Raffaello. Ecco, c'è questa piccola cappella dove Antonio Sangallo il Giovane coinvolge Simone Mosca come scultore e Rosso Fiorentino, che non fa degli affreschi bellissimi, però è l'idea della necessità di un coinvolgimento a tutto campo delle diverse specificità disciplinari, perché in questa sorta di tentativo di ripartire, in cui diciamo è nucleato il senso anche di questo convegno, devo dire che Francesco Cellini e Franco Burini forse si sono lasciati prendere troppo la mano dal
prepotenza, dagli strattonamenti di Claudio D'Amato, sembra di essere tornati ai tempi d'oro del califfato barese, perché in realtà gli hanno lasciato passare alcune forze, alcune punzecchiature non trascurabili. Allora quando si dice nell'inadeguatezza del curriculum formativo rispetto alla complessità crescente, oppure sulla cooptazione della docenza attuale, direttamente collegata agli attuali meccanismi di reclutamento che favoriscono la cooptazione di professori privi di capacità, voglio dire, ma ce lo ricordiamo, ce lo siamo dimenticati che tutti questi cavalieri hanno loro nominato gran parte della docenza della facoltà di architettura. D'Amato magari ci è riuscito meno perché si è realizzato solo un ordinariato all'imbarazzante e impensabile Ficarelli, ma voglio dire, vi ricordate quando Curini tornava da Venezia tutto contento perché Todos Caballero si aveva messo in cattedra 9-10 persone, o quando tutti insomma hanno avuto la loro parte, diciamo, importante nel determinare la compagine, la configurazione di questi docenti, adesso all'improvviso non vanno più bene questi docenti. Allora, io non sono venuto qua evangelicamente con il Vangelo di Matteo a portare la guerra, a separare le spose dagli sposi, i padri dai figli, le sorelle dai fratelli, però mi piacerebbe che fosse un'occasione di confronto diretto in cui chiamiamo le cose per nome e riusciamo anche a capire davvero come si esce da queste aporie, da queste difficoltà, perché altrimenti faremo solo dei minuetti e non ci rendiamo conto di quanto siamo stati complici. Quindi non dobbiamo lanciare il sasso e nascondere la mano, perché solo con una chiarezza con noi stessi riusciamo davvero a trovare nuovi valori eventualmente da riproporre, da rifondare e su cui forse tentare di riaggregarci. Ecco, io penso che sia importante avere la franchezza di guardarci negli occhi e dirci le cose chiaramente. Anche Bortolesi poi ha avuto le sue reticenze perché non ha parlato del suo ruolo nei confronti della storia. Diciamo, il successo planetario di Bortolesi è stato a partire dalla Strada Nuovissima nella prima biennale di architettura negli anni '80, ma lui ha avuto un ruolo straordinario nella sua rilettura del rapporto con la storia a partire dagli anni aurorali, penso agli anni dal 59 alla fine degli anni 60, quando ha segnato proprio cambiamenti epocali nell'utilizzo della storia come metodo, non come fatto stilistico, in esperienze come la Casa Baldi tra il 59 e il 62, come la Casa Andressa a Scandrivia, come la Casa Bevilacqua a Gaeta, ma vuol dire fino all'esperienza straordinaria della moschea di Roma. Ecco, tutti lavori in cui il senso della storia riletto in filigrana, ma non appunto come immagine, come elemento di prestito per prelevare, come faranno molti del postmoderno a partire dagli anni '80, per cui basterà legittimarsi il proprio vuoto incolmabile attraverso il corso al capitello, alla colonna, all'elemento che comunque sia riconducibile a una data storicità. Ecco, leggere la storia come strumento di risposta alle necessità del luogo, della città, dello spirito, del tempo, capire il senso che può trasparire e può in qualche modo incistare il senso del nuovo progetto. Questo è stato il lavoro straordinario di Bortolesi all'interno del rapporto tra storia e progetto, e quindi mi sembrava importante ricordarlo. Adesso non voglio prendere altro tempo, abbiamo John Ostendorf, l'attuale responsabile della direzione culturale dell'Accademia Americana a Roma. Mi pare che sia un felice ritorno il tuo, perché già eri stato a Roma per una borsa, mi pare, una decina d'anni fa. Hai trovato l'occasione di ritrovare le tue radici e di mettere addirittura il nome di Maria a tua figlia dopo due generazioni, a partire dall'esperienza, dalla tua ritrovata identità abruzzese, e stai facendo le cose straordinarie. E soprattutto mi piace ricordare il tuo attento lavoro sulla costruzione, sul rapporto tra scienza e costruzione, non solo come nei 15 anni di docenza all'MIT, ma in qualche modo io credo tu abbia potuto riprendere il lavoro straordinario fatto da un personaggio come Antonino Giuffrè, che nella rilettura dei saperi e dei mestieri ha potuto dar conto della necessità della permanenza della tradizione. E questo mi sembra un bellissimo omaggio anche alla scuola d'architettura italiana. Grazie e ti lascio la parola. Grazie infinite, grazie per l'invito. È
un grande onore per me e grazie a tutti i miei colleghi e al Presidente Cellini, mio italiano è un po' bassico, magari parlo un po' di spagnolo, un po' di inglese anche. Mi piacerebbe parlare sulla formazione scientifica degli architetti, ma parlo un po' di più sull'insegnamento strutturale, le strutture anche costruzione, ma queste idee secondo me funzionano anche per ambientale, materiale, oltre teme scientifiche. È molto importante per me come un ingegnere, ma umanistico, che abbiamo sentito questi bellissimi discorsi sui problemi che abbiamo oggi. E io parlo più o meno da 20 anni di esperienza all'MIT, ma anche in Inghilterra, in Spagna e un po' qua in Italia. Inizio con questa scala di 100 anni fa, fatto per un immigrante in America, si chiama Rafael Guastavino. La scala è fatta in mattone, senza acciaio, ha uno spessore di 10 cm. Lui non è stato laureato, aveva un'educazione, un'informazione di lasciato la scuola con 8 anni solo. In 100 anni fa questa scala è stata possibile senza la formazione tecnica, ma questa viene della storia di architettura, la storia in muratura. Che altre forme sono possibili se questa scala è possibile? Un altro esempio è un grande stadio in Cina che ha utilizzato molto molto acciaio. Abbiamo fatto un piccolo studio che ogni metro quadrato aveva emissione di 1300 kg di CO2. Invece 4 anni dopo a Londra 250. Possiamo fare 5 stadi di Londra per lo stesso materiale di quel stadio in Cina. E con i miei studenti 10 anni fa abbiamo fatto un edificio in Sudafrica con l'architetto Peter Rich, ha fatto con terra cruda, senza acciaio, con CO2 60 kg per metro quadrato. Non sto dicendo che il prossimo stadio sarà in terra cruda, ma solo per avere più o meno i numeri grossi di emissione per una struttura. Normalmente sono più o meno 400 kg di CO2 per metro quadrato. E una struttura per nervi sì, aveva tanta capacità e tanta, possiamo dire, leggerezza che dopo una bomba o con un problema locale la struttura ancora funzionava. Invece questa volta ha fatto il cemento armato che ho visitato 5 volte e dopo 20 anni studiando la volta tradizionale in muratura ho detto come funziona questa volta e la risposta è che non funziona, perché siamo fortunati che questa è caduta per la mattina presto, questo è certamente short de Gaulle, e possiamo vedere chiaramente che questa forma, che è una forma sbagliata per una struttura, viene dal computer che dice sì, facciamo questa forma, mettiamo in 3 dimensioni e abbiamo una struttura. La catena
di Robert Hooke o Polemi o anche Gaudí o Easter è qua, e la struttura è qua. Noi come ingegneri, ma anche come architetti, abbiamo tanti possibilità per fare l'analisi, ma per fare la progettazione abbiamo pochi strade, secondo me. In architettura oggi i nostri studenti all'MIT, ma per tutto il mondo fanno cose così, dove non c'è gravità, è una cosa bellissima, e dopo gli ingegneri fanno analisi, ma questo non è molto utile all'inizio del disegno. E questo è un problema grave, secondo me, nell'insegnanza, anche per gli architetti e per gli ingegneri. Cerchiamo una risposta per, ad esempio, una trave, ma sono risposte infinite sempre. Anche abbiamo tanti libri per gli studenti che parlano di analisi e mettono una struttura alla coperta, e questa struttura non è progettata dentro quel libro. E non parla di disegno, non parla di progettazione, parla di analisi. La mia formazione come ingegnere, anche archeologia, anche architettura, è stata in 4 paesi, in 5 università, e per quello ho una vista un po', magari un po' strana, ma più ampio per un ingegnere. E mi ha colpito molto questo discorso sopra la cultura umanistica e la cultura tecnica. È un grande libro, ma lezione le due culture, the two cultures, per Snow, C.P. Snow, in Inghilterra 60 anni fa, è stato molto importante per me a Cambridge. E insegno strutture anche a Cornell, Princeton, Cambridge, all'MIT, e i miei studenti insegnano in altre università, e per quello magari è interessante qua in Italia, come facciamo questo. Ma per me la storia è sempre presente. Abbiamo fatto questo progetto con 200 tonnellate di granita, senza acciaio, dalla collezione della storia, certamente, con gli studenti, ma anche questo al Venezia con Norman Foster, che esiste ancora, in terra cruda, e lo stesso biennale, questo sono 400 pietri secchi, senza acciaio, con un grande, posso dire, una spinta, come ha detto, califfato barese. Vi ringrazio per tanta ispirazione in questi anni. E questo dimostra che ci sono forme per scoprire ancora in materiale tradizionale. Ma l'insegnamento è la cosa più importante per me. Vuol dire tre cose fondamentali. Noi iniziamo che la tecnica sempre è una cosa umanistica. Insegno le strutture come la storia dell'arte, perché abbiamo le strutture importanti come la Torre Eiffel, e anche come hanno lavorato sulla Torre Eiffel altri artisti. O Colonia Güell per Gaudí, un casco in cemento armato per Isler, o certamente questi bellissimi progetti a Roma, che sono nascita della necessità di risparmiare materiale e costi. O Le Corbusier con la volta catalana, o la volta in mattone, come un sistema per fare cemento armato. Questo voglio dire che,
che la tecnica sempre ha una storia bellissima, artistica, e questo è fondamentale per gli studenti. Anche oggi in acciaio, questo bel ponte di un ingegnere belgo. La seconda cosa è, per noi gli studenti imparano con le mani anche, e noi facciamo sempre progetti con la costruzione dove loro fanno cose, ad esempio con piccoli modelli, tipo 30 minuti per capire come funziona una cosa o come non funziona una cosa in 30 minuti, o in 10 ore fanno una colonna e facciamo questi esperimenti per trovare soluzione. Questo aiuta molto gli studenti, e anche quando parlano o lavorano con digital fabrication, il laser cutting, e vedono che buckling, pandeo si dice in spagnolo, ancora lavora. E questi modelli sono molto importanti perché anche gli studenti imparano dei dettagli, possiamo dire, e cerchiamo la storia, esempio come questo, dove una questa connessione non funzionava certamente, e sono 100 persone morte grazie a un piccolo cambiamento qua, che nessuno ha pensato in questa, nella importanza di questo cambiamento, e 100 persone hanno morto. E per quello voglio dire che la storia sempre dà anche una riflessione fondamentale per gli studenti. E la terza cosa, facciamo progetti in piccoli gruppi, in squadre di 2-3 studenti. Loro fanno una sala di esposizione, la metà del semestre facciamo la storia e la tecnica insieme, e la seconda metà loro fanno un progetto tipo sala di esposizione, e utilizziamo sempre la statica grafica, che non è un metodo dell'Ottocento, nel secolo XXV secondo me, del futuro, perché parla sempre della geometria e equilibrio, che è fondamentale per trovare la forma. Abbiamo scritto un libro per aiutare gli studenti con questo, e Dieste dice che non c'è niente più elegante di questo, resistenza tra la forma. Possiamo pensare anche ai nervi e tanti altri grandi. Anche Christian Mann ha detto che l'imperativo costante è dare forma alla struttura. E invitiamo i grandi maestri tipo Jörg Schleich da Germania per parlare con gli studenti, e lui ha detto una cosa bellissima ai studenti: la cosa migliore del computer è che il calcolo a mano è più importante di nuovo grazie a queste cose. E queste opportunità sono molto importanti per gli studenti, portare i grandi maestri che stanno lavorando come architetti e ingegneri per fare strutture. Ogni studente fa una cosa così, ma ogni progetto ha la quantità di CO2 per metro quadrato sul progetto. Loro fanno qualcosa, ma qualsiasi cosa, ma è fondamentale che loro sanno la quantità di materiale e l'impatto ambientale. Questi tre, secondo me, cose che ho detto, la storia, ma anche sempre l'estetica insieme, costruzione e dettagli insieme, e progettazione con una critica dei maestri, tutte queste tre cose secondo me sono importanti. E non voglio dire che noi abbiamo scoperto la risposta giusta
ma più o meno questo funziona all'MIT, in Zurigo, all'ETH, in Cambridge, in tante altre università internazionali. Questo processo dove la tecnica, dove la struttura non è una cosa diversa dell'architettura, ma è una cosa sempre, sempre insieme con l'architettura, è fondamentale per la storia anche per il futuro. E per me ci sono possibilità infinite per progettazione, ma la PNF certamente non cerca più progetti come questo stadio in Cina che abbiamo visto. E non ho parlato molto della didattica italiana perché non lavoro più qua in Italia. Come direttore dell'Accademia Americana è un lavoro più amministrativo, ma sono molto molto lieto di essere qua con tutti voi, i miei cari colleghi, ma anche pensare un po' del futuro, perché io penso che è una grande battaglia per il cuore di ogni ragazza, ogni ragazzo con 18 anni che sta cercando un futuro bello per lavorare, per aiutare la società, anche la pianeta. E non c'è un altro campo più bello e più aperto al futuro che architettura, secondo me. Vi ringrazio molto. Presente sia nella nell'intuizione giovannoniana sia in quella di Walter Gropius.
finirò questa piccola introduzione ricordando che le scuole attuali di architettura sono ancora, discendono ancora dalle prime scuole di architettura nate a seguito della rivoluzione industriale. 1847 l'Architectural Association, 1859 la Cooper Union, poi c'è stato un intervallo, diciamo, però animato da diversi confronti su diversi modelli di insegnamento. 1919 l'inizio delle facoltà di architettura italiane e l'inizio della storia, diciamo, gloriosa del Bauhaus. Quindi siamo ancora nel complesso, diciamo, delle trasformazioni avvenute all'interno della rivoluzione industriale. È mancato nel passaggio alla rivoluzione digitale un analogo, in qualche modo, concerto riguardante i fondamenti e le iniziative per le facoltà di architettura adatte a questa nuova età, diciamo, della comunità umana. Ecco, è mancato un dibattito planetario su che cosa significa oggi la rivoluzione digitale può significare all'interno dell'insegnamento dell'architettura. Ci sono ovviamente sperimentazioni, soprattutto in area anglosassone, un certo interesse, ma è mancato un dibattito esplicito e profondo su questo tema. Il mio intervento riguarda 5 punti, li leggo molto velocemente perché per non fare un intervento troppo lungo. Assistiamo a un fenomeno, abbiamo assistito a un fenomeno per tutto il Novecento, che è un fenomeno nello stesso tempo positivo e negativo. Il fenomeno è l'ampliamento progressivo e quantitativamente crescente nel Novecento e nei primi anni del nuovo millennio del campo tematico dell'architettura. Cioè dal 1919, diciamo, dalla fondazione della scuola di architettura romana, che poi dà luogo alle altre facoltà fino ad arrivare al numero delle 22 attuali, abbiamo assistito a una crescita continua del campo tematico, che è diventato, e non esagero, oggi una sorta di labirinto che, come tutti i labirinti, è inestricabile. Cioè, oggi abbiamo una dilatazione della problematica architettonica che sfido io a trovare un architetto che riesca a dominarla, non dico ad agirla, ma a dominarla e a comprendere tutte le sue articolazioni. Questo ampliamento ha portato, tra l'altro, questo è il primo punto. Il secondo punto è la trasformazione di quelle che erano le aree dell'architettura in discipline che hanno rivendicato la loro autonomia. Cioè, prima l'architettura per molti decenni è stata un qualcosa di unitario che, come il corpo umano, si articolava in parti diverse. Nel nostro corpo il cervello è diverso dal fegato, l'intestino è diverso da un piede, ma tutto costituisce a costruire un'unità. E l'architettura è stata considerata per molti decenni qualcosa di unitario in cui le varie aree, il disegno, la storia, la composizione, la tecnica costruttiva, l'urbanistica, eccetera, eccetera, costituivano un insieme. E questo insieme ha permesso all'Italia di svolgere negli anni, diciamo, 20, 30 e anche nel dopoguerra, fino agli anni 70, un ruolo che è stato a volte, come negli anni 70, egemone a livello mondiale, proprio perché esisteva questa concezione unitaria che negli ultimi decenni si è totalmente perduta. E che cosa ha portato a questa frantumazione, più che frammentazione, del sapere unitario dell'architettura? Una prevalenza di una visione specialistica dell'architettura. Qui non solo, diciamo, le aree hanno preteso una loro autonomia, ma sono diventati specialismi. Che cosa significa specialismo? Significa la nascita di linguaggi esclusivi, infatti, per essere compresi poco e quindi gestiti in termini di potere. Cioè, il linguaggio è diventato sempre più criptico, sempre più oscuro e ambiguo, proprio perché chi lo parla gestisce così un potere rispetto ai suoi interlocutori. E quindi abbiamo come conseguenza, l'ho già detto, la perdita del senso unitario dell'architettura, che è un valore che, a mio avviso, come dirò alla fine, andrebbe senz'altro ricostituito, vediamo come,
e poi la scomparsa del significato profondo del costruire, il significato profondo, autentico dell'abitare umano. Questo si è perduto, oggi non esiste più. Basta sfogliare le riviste di architettura, per rimanere all'Italia, più importanti che noi abbiamo, da Casabella a Domus, sono le due riviste, diciamo, che hanno fatto la storia della nostra architettura, che hanno diffuso anche le tematiche dell'architettura italiana, ma ce ne sono anche altre, all'interno delle quali là, diciamo, il discorso sull'abitare, che è, diciamo, ciò che l'architettura costruisce e che ha la stessa età degli esseri umani, non è più trattato, non c'è più questo tema. Questo tema è stato, per così dire, ridotto al tema dell'ambientalismo e della sostenibilità, ma la visione complessiva di che cosa significa per un essere umano abitare il mondo per un certo periodo di anni, confrontandosi con la memoria di ciò che, di coloro che l'hanno preceduti, e la speranza di permanere nel lavoro di chi verrà, ecco, questa dimensione si è totalmente perduta, almeno nel nostro paese, anzi in molti altri paesi, diciamo che in area, nell'area occidentale, questa riflessione non c'è più. Oh, passiamo quindi a un altro punto, che è la dimensione dell'architettura globale. Viviamo nell'età globale, e che cosa troviamo nella condizione attuale dell'architettura, della globalizzazione? La tecnologia come fine, non più come strumento, ho molto apprezzato la sua relazione, però bisogna anche riconoscere che, diciamo, la tecnologia ha oltrepassato i propri limiti costituzionali, non evolvendo come strumento, ma ponendosi come finalità. Questo è indubbio, non c'è dubbio. Alleandosi con diversi poteri che oggi governano il mondo, la tecnologia è diventata qualcosa che supera la sua stessa, diciamo, missione. E prevalso per un altro aspetto in tutte le città che noi conosciamo come luoghi della globalizzazione, l'abbandono dell'interesse o dell'importanza per gli esseri umani dei luoghi a favore di una concezione atopica della costruzione della città. Non c'è più nessun rapporto tra architettura e luoghi urbani, anzi l'architettura non costruisce più luoghi urbani, addirittura si compiace di non costruirli. Basta andare a Shanghai, ma facendo soltanto da Roma 600 km, basta guardare il complesso, diciamo, di Garibaldi Repubblica, grattacieli da poco sorti, da qualche anno sorti a Milano, per rendersi conto che questo abbandono dei luoghi è clamoroso e secondo me è una delle perdite più consistenti del valore urbano delle nostre città. Quella parte di Milano aveva una condizione dal punto di vista del tracciato che suggeriva, avrebbe potuto suggerire una strategia molto più complessa e molto più in sintonia con la storia di questa nostra straordinaria città, ma ciò che hanno realizzato è praticamente una sorta di copia di uno skyline generico di Manhattan o di qualsiasi altra città americana. Poi c'è un altro fenomeno con il quale noi ci dobbiamo confrontare, vale a dire la mediatizzazione dell'architettura. Bisogna ricordarsi che l'architettura ha sempre avuto un ruolo comunicativo, ma questo ruolo comunicativo è sempre stato dentro, all'interno, un particolare della fisionomia complessiva dell'architettura, non è mai stato il dato principale. Oggi vediamo che tutte le architetture della globalizzazione hanno come finalità soltanto di essere un nuovo mass media, e questo secondo me è un dato, diciamo, sconcertante, rispetto al quale io credo gli architetti responsabili, come lei ricordava, dovrebbero, diciamo, superare, perché tu non c'è bisogno che diventi un mass media, deve essere architettura, cioè qualcosa dove gli esseri umani svolgono attività o vivono, e questo essere dell'architettura è un essere totale, cioè in cui tutta la storia degli esseri umani si riversa e viene rappresentata con ciò che comporta, per esempio una visione al futuro.
le possibilità che gli esseri umani hanno di vivere in un abitare che deve permettere loro di svolgere la propria esistenza in modo più libero, di favorire la possibilità di realizzare le proprie aspettative, di poter vivere i conflitti o i momenti di concordia in modo chiaro, vero, senza bisogno, per esempio, che la città manipoli e l'architettura serva anche a manipolare le coscienze, cosa che appunto avviene nei paradisi artificiali di Garibaldi Repubblico, di tante altre capitali. Ma basta vedere lo skyline della Londra contemporanea, dove alla Londra di Sir Christopher Wren, dominata dalla cupola di St. Paul, si allinea da una parte e dall'altra una serie di grattacieli incoerenti, anche da soli, non solo incoerenti nel loro stare assieme o nel configgere assieme, ma incoerenti nella loro struttura. E a me dispiace che anche un grande architetto come Renzo Piano, con la sua scheggia, Le Shad, abbia, come dire, contribuito a creare questa specie di fragoroso caos visivo e architettonico che umilia il passato di una grande città come Londra, conferendo un carattere generico, eccetera. La fine, a un altro aspetto dell'architettura della popolazione, è la fine del rapporto organico fra città e architettura. Le città come sono fatte? Sono fatte da un tracciato che si confronta col sito, quindi con la geografia. No, questo tracciato ha alcune regole ed è la cosa più diciamo continua che noi abbiamo nella città, più che i monumenti, il tracciato che è il monumento principale di una città. Pensiamo a Roma, che è, diciamo, esemplare da questo punto di vista. Il tracciato orienta l'architettura, cioè suggerisce in qualche modo l'architettura. Ciò è scomparso, come sono scomparsi, tra parentesi, nelle facoltà di architettura italiane, gli studi urbani. Chiediamoci se questa è una conquista, se questa è una perdita. Per me è una perdita clamorosa. Nessuno parla più di rapporto fra tipologia e morfologia, che è un rapporto fondamentale. Nessuno parla addirittura di forma urbana, verificando magari la scomparsa. Anche la scomparsa dovrebbe essere motivata, studiata, ammesso che sia avvenuto questo. Abbiamo appunto questo consistere del linguaggio architettonico oggi nella globalizzazione, lo scrivo da molto tempo, con l'esperanto. L'esperanto cos'è? Una lingua artificiale che giustamente non ha avuto successo, inventata nell'Ottocento, per fortuna non esiste, esistono ancora le lingue, predomina oggi l'inglese, ma l'inglese è una lingua, quindi è un organismo che si evolve nel tempo, che ha un radicamento nella storia di un paese che poi diventa storia anche di altre culture, è un po' come il latino nel Medioevo, oggi è diventato l'inglese la lingua della scienza, in tutti i paesi del mondo l'inglese serve per scambiarsi opinioni, eccetera. Ecco, questo esperanto è un linguaggio artificiale fatto da una specie di mosaico incoerente di frammenti, diciamo, tratti, non so, dall'architettura inglese, dall'architettura americana, c'è un po' di architettura francese, un po' di Oriente, qualche riferimento al mondo classico, è una, diciamo, degradazione dell'idea che si deve avere del linguaggio architettonico come un linguaggio, quindi con una sua coerenza interna e con una finalità comunicativa precisa all'interno dei canoni dell'architettura che appunto non sono quelli della comunicazione mediatica. Quindi che cosa discende da questo quadro secondo me? La necessità, io credo che questo bisognerà fare anche con l'aiuto di un pensiero come quello che abbiamo sentito esporre dal professor Dionigi. La domanda è questa, che io rivolgo a questo convegno: com'è possibile, dal momento che non ci è dato, come dire, non accorgersi degli specialismi non accettati, bisogna accettarli, perché questa è, diciamo, è tutta la cultura mondiale che ha scelto
un approccio specialistico, quindi divisivo, dei saperi unitari. Come si fa a partire da questi specialismi, quindi accettandoli criticamente, ritornare a una visione unitaria? Perché se pensiamo alla scuola giovannoniana, l'architetto integrale aveva un'idea unitaria dell'architettura, ma poi sapeva anche distinguere dentro l'area del disegno da quella della composizione, da quella dell'urbanistica, da quella della storia. Era necessario a un certo punto non separare, ma diciamo distinguere, articolare questo saper unitario in aree che si confrontavano. Come facciamo oggi a fare il processo inverso? Cioè, accettando gli specialisti, fare il processo inverso e risalire a una concezione in cui questi saperi di nuovo dialogano. Le nostre facoltà di architettura oggi sono in crisi profonda, abbiamo visto le iscrizioni ogni anno diminuiscono notevolmente, proprio perché sono in competizione tra di loro. L'area paesaggistica vuole rivendicare un suo spazio, la storia, dopo la grande lezione di Manfredo Tafuri, che la storia e il progetto non hanno nulla a che vedere, si è isolata appunto e ha preteso una sua autonomia assoluta. Il restauro si è istituito come disciplina autonoma, quindi separandosi dalla disciplina progettuale. L'urbanistica è qualcosa di, diciamo, grottesco. Chi di voi ha letto un libro di urbanistica negli ultimi 15 anni non troverà mai tra i testi citati un solo testo scritto da un docente o da un architetto che si occupa di composizione architettonica, proprio perché le corporazioni nate con i settori disciplinari, che sono stati secondo me un punto, diciamo, molto negativo, un momento molto negativo della storia delle nostre scuole di architettura, impediscono un dialogo fra queste diverse, diciamo, ramificazioni. Per cui è impossibile trovare in tutti i libri che io ho letto di urbanisti, non sono pochi, non c'è mai un riferimento a ciò che significa costruire fisicamente la città, allo spazio urbano in quanto spazio, non più normativa quantitativa sul piano, diciamo, della programmazione. Poi vediamo un po' l'architettura italiana, alcuni punti velocemente abbiamo chiuso. Regionalizzazione come ambito da, diciamo, tutelare, ma anche un limite. Oggi l'architettura italiana è regionalizzata. Domando al convegno, mi piacerebbe sapere, è una cosa positiva e fino a che punto? È una cosa negativa o fino a che punto? Esistono straordinari architetti dell'Alto Adige ed esistono straordinari architetti del Sud Italia, della Sicilia, che sta davanti l'Africa, che viaggiano per rotte che non si incontrano mai, eppure fanno parte, culture fanno parte, sono facoltà di un paese che si chiama Italia. La facoltà di Torino è una facoltà, potremmo dire, extraterritoriale, come se fosse un'altra nazione, non dialogo con nessuno, a fronte di facoltà che invece hanno continuato a mantenere un rapporto con altre scuole. Ci sono facoltà fondatrici di altre facoltà, come Roma, facoltà che sono racchiuse appunto nel loro isolamento regionale e quindi costituiscono un punto di crisi che bisogna, secondo me, considerare per gli effetti che produce. C'è il problema del grande numero degli architetti, ne parlava anche lei, sono 160.000. Se dividiamo i 303.000 km quadrati dell'Italia diviso 160.000, un architetto italiano ha a disposizione per tutta la sua vita, insomma, due volte questo salone. Negli Stati Uniti sono, credo, 40.000 e hanno 9 milioni di chilometri quadrati, quindi anche il peggior architetto statunitense ha a disposizione non solo la provincia di Roma come campo in cui sperimentare la sua idea d'architettura. Questo è un problema, no, è un problema, bisogna vedere cosa fare, ecco, cosa fare di questa, perché ovviamente stanno diminuendo le iscrizioni, ma questa grande massa di architetti qualcosa dovrà fare nella propria vita, non può avere per tutto, diciamo, il senso delle proprie scelte è chiaro. Poi,
diciamo appunto la lotta fra il paesaggismo, ecco, la lotta fra paesaggismo, design, restauro, eccetera, come può essere condotta a un confronto nelle nostre scuole? Perché si sono, diciamo, istituite queste aree come non solo discipline autonome, ma anche come ambienti corporativi, ambiti corporativi? Se guardiamo l'ordine degli studi di un corso di laurea in architettura del paesaggio, i temi che affrontano sono gli stessi della facoltà di architettura, lo stesso per l'area del design. Allora perché avete tre, diciamo, nominazioni per quanto riguarda un campo tematico che è sempre lo stesso? Una domanda alla quale secondo me prima o poi dovremmo rispondere. Oh, poi c'è un altro aspetto fondamentale del nostro paese, che è uno scarso interesse a livello di, diciamo, di senso comune, di cultura, anche, diciamo, relativa a certe persone di cultura elevata, uno scarso interesse per il nuovo. Vale a dire, la relazione fra antico e nuovo nel nostro paese è tutta a vantaggio dell'antico. Quando, no, questo è importante come considerazione a mio avviso, anche in considerazione del fatto che il turismo mondiale oggi si orienta più verso la conoscenza del nuovo che verso la conoscenza dell'antico. Chi va a Londra o chi va a visitare Parigi ci va perché c'è un'architettura moderna che attrae, che è interessante, perché costruisce una certa immagine del futuro che permette di sognare una vita più ricca. Poi si vede, ovviamente si va a visitare anche Notre Dame, si va a visitare anche il Louvre, ma soprattutto è l'immagine della Parigi contemporanea, il cui simbolo è la discutibile piramide di Pei, che muove il turismo, così come a Londra è la Londra moderna, così come ovviamente a Shanghai è tutta praticamente moderna. Solo adesso gli architetti cinesi e lo Stato cinese si sta interessando alla tutela del patrimonio, per non parlare della Spagna, dove il dialogo in Spagna tra patrimonio storico archeologico e nuovo è talmente stretto e anche, diciamo, coraggiosamente al limite, da aver prodotto casi straordinari come il Teatro di Sagunto, che ha provocato in Spagna una polemica che ha una rilevanza storica del Novecento. Vale a dire, la giustizia che dice questa operazione non si doveva fare, bisogna demolire quello che avete fatto sul Teatro di Sagunto, invece la cultura spagnola, il paese decide di conservarlo. Ma conosciamo moltissimi esempi in Spagna, in Portogallo, eccetera, nella penisola iberica, in cui questo rapporto fra antico e nuovo, un rapporto coraggioso, ha dato esempi di straordinaria importanza architettonica, quindi arricchisce lo stesso antico, non lo diminuisce. Oh, finiamo con alcune altre considerazioni. Quali sono, secondo me, le emergenze che nei prossimi anni dovremmo affrontare noi come paese, quindi dovrebbero passare dentro le scuole di architettura? Ricostruire il nostro suolo. Il nostro suolo è devastato, per tante ragioni, non deve fare l'elenco. Dobbiamo ricostruirlo. Non è la prima volta che gli esseri umani costruiscono un suolo. C'è un esempio in Europa stupendo, l'Olanda. In Olanda, non so quale percentuale del paese, è un suolo. La prima architettura olandese, senza, diciamo, comprendere questo, per esempio non si capisce, non si capirebbe bene se è più dell'architettura di Rencoras. La prima architettura olandese è costruire la terra su cui costruire, quindi costruisco la terra sulla quale costruirò. E noi dobbiamo ricostruirlo, il nostro paese è devastato tra frane, crolli, inondazioni, insomma, terremoti, eccetera eccetera, aver costruito male per molti anni, insomma bisogna prendere atto che ci dovrebbero aspettare due o tre decenni di paziente lavoro, e allora 160.000 architetti avrebbero senso se, diciamo, potessero lavorare in questo ambito. Anzi, io penso da sempre che ogni comune italiano, sono 8.000, dovrebbe provvedere a fare un piano dell'emergenza che potrebbe accadere, specialmente in aree sismiche, in modo che se succede un disastro come ad Amatrice,
non bisogna aspettare 10 o 15 anni. È già pronto ciò, già si decide cosa fare, se ricostruire lì, se spostarsi qualche chilometro, di più chilometri, che tipo di soluzioni fare, in che modo salvaguardare la memoria di un luogo che bisogna abbandonare. Poi, curare il patrimonio storico del paese, antico, moderno e contemporaneo. C'è una difesa del patrimonio architettonico contemporaneo? No. Andate a Roma, lei per esempio che ha detto delle cose che io condivido pienamente, se fa, prende un taxi e va al Foritalico e guarda in che modo è ridotto il Foritalico, la casa della scherma di Moretti, capolavoro mondiale, ferma da anni, semidistrutta, l'ex campo di tennis invaso da un barattolo di lamiera, lo stadio olimpico che era alto 8 metri e quindi non oscurava in nessun modo la visione meravigliosa della collina di Monte Mario, diventato alto 45 metri per l'intervento di un ingegnere bolognese, per cui la prospettiva inventata da Luigi Moretti, che finiva con questo sfondo e poi questa striscia esile, quindi di 8 metri in altezza, completamente sfigurato. Per non parlare dell'edificio di Costantino Costantini e di edifici di Del Debbio, che insomma sopravvivono, ma certo non sono oggetti di una manutenzione accurata, così come lo stadio dei Marmi. Quindi curare il nostro patrimonio non solo quello antico ma anche quello moderno e contemporaneo. Rinnovare le infrastrutture. Basta citare il caso tragico del meraviglioso ponte di Morandi per intenderci. Poi intervenire nelle periferie. Io sono credo che Renzo Piano abbia fatto un gesto molto generoso nel usare i propri emolumenti come senatore a vita per fare questo suo progetto sulle periferie. Non sono d'accordo con lui, primo, quando chiama questa operazione rammendo delle periferie, che è una definizione che offende le periferie e chi ci abita. Chi vorrebbe mai abitare in un quartiere rammendato? Io gli chiederei a Renzo Piano, poteva scegliere un'altra nominazione, sarebbe stato meglio. E poi non può Renzo Piano far uscire quelle sue proposte da Palazzo Giustiniani. Dovrebbe farlo uscire dal suo studio, perché altrimenti sembra nell'opinione comune che sia una visione dello Stato sul problema delle periferie, e non lo è. Terzo, dovrebbe informarsi sull'attività che le facoltà di architettura stanno facendo da 50-60 anni sulle periferie. Possibile che la cultura italiana, secondo Renzo Piano, non abbia proposto nulla che possa essere utilizzato ai fini delle sue iniziative? E poi definire una nuova condizione dell'abitare al di là della sistematizzazione, al di là, questo è un discorso teorico che vale solo per gli architetti, definire una nuova condizione dell'abitare al di là della sistematizzazione scalare dell'abitare proposta dal movimento, dall'architettura moderna. L'architettura moderna ha fatto due errori, secondo me ha fatto più di qualche errore, ne voglio citare qui soltanto due per chiudere. Divide l'abitare in scale. Le scale, la scala urbanistica, la scala architettonica, la scala urbana, le scale non esistono. Io vado, prendo il treno, vado da Roma a Bologna o a Milano, non attraverso confini. Il paesaggio è continuo, è diverso ma è continuo. Perché dividono le scale? E perché usare per fare le città lo strumento dello zoning che va superato? Lo zoning significa che le fabbriche sono tutte da una parte e quindi se le fabbriche sono da una parte accanto ci deve essere un quartiere tutto per operai, poi c'è un quartiere tutto per i borghesi, cioè, ma la città viene separata e quindi non c'è più quella magnifica fusione che c'era, adesso non c'è più neanche qui, nei centri storici delle nostre città, dove accanto al palazzo Farnese c'erano le botteghe degli artigiani, non c'era il quartiere dei palazzi delle famiglie nobili, il quartiere degli artigiani romani o dei servitori delle grandi famiglie. Quindi niente,
penso che queste, diciamo, emergenze debbano essere oggetto della discussione non solo nelle facoltà di architettura, ma soprattutto direi in un'istituzione come l'Accademia. Sono però convinto, visto che gli architetti devono essere per forza ottimisti, non si può fare l'architettura se non si ha una visione positiva. Insomma, l'architettura è una visione positiva. Chiudo appunto ricordandomi, cosa che faccio sempre, che non si può mai dimenticare la natura artistica del nostro lavoro. Mi dispiace che Paolo Portoghesi voglia dividere l'architettura dalla sua fonte, che è il disegno, non come attività grafica, il disegno come idea di una sorta di forma universale che si invera nelle arti. Oggi sono più delle tre arti che hanno, diciamo, motivato la nascita di questa accademia, sono di più, ma sono rimaste le arti. Il disegno è un modo di sintetizzare l'esistenza degli esseri umani attraverso un sistema di segni. Questo è il disegno. Il disegno designa, nomina e organizza queste cose nominate in qualcosa di organico, che è speranza per noi. Come è speranza per noi guardare un quadro straordinario, dove troviamo sempre una risposta a qualcosa che ci chiediamo. Questa dimensione artistica, nel momento in cui è negata l'architettura, umilia l'architettura, che diventa un semplice servizio, la produzione di cubatura utilitaria. Ma questo non è l'architettura, è una cosa diversa, oggi preponderante, ma contro la concezione, secondo me, gli architetti devono mobilitarsi e riportare l'architettura a quella dimensione che è stata magnificamente spiegata da Edoardo Persico, citando Dante, ma citando da San Paolo attraverso Dante, che è l'architettura sostanza di cose sperate. Questa è l'architettura, e questo secondo me deve cominciare a continuare adesso. Grazie. Grazie a Franco Guido, la complessità e l'articolazione di tutte le tematiche con le rispettive criticità. Vorrei riprendere, prima di chiudere la sezione della mattina, con alcuni temi. In particolare, i tre curatori del convegno, Cecchini, D'Amato e Turini, hanno insistito sulla questione dei settori disciplinari come massimi responsabili della criticità dello stato attuale delle facoltà. Dalla riforma Berlinguer all'ultima Giovannini, è chiaro che questo fatto ha creato molte criticità, ma ricordatevi tutti cos'è stata alla fine degli anni 60 la riforma di Carlo Misasi, cioè vale a dire la liberalizzazione degli accessi alle facoltà, che sono stati il vero momento, diciamo, di rottura di equilibri sempre conservati. Tutti mi raccontano che fino agli anni 70 ci si conosceva perché si era in pochi iscritti nelle varie facoltà, e a partire dalla liberalizzazione le facoltà sono diventate corsi frequentati da 500, 800, 1000 persone. Ricordo le lezioni della Ganassini con gli aeroplanini che volavano nell'Aula Magna, per citare alcuni. Ecco, ma anche allora il problema della cooptazione della docenza aveva dei punti problematici. Voglio dire, c'erano personalità come Ragucci, Lambertucci, Lenci, Petrignani, ma anche loro erano personalità che avevano costruito poco. Solo verso gli anni 80 viene cooptato Mario Fiorentino, che aveva fatto della sua carriera professionale il dato fondante della propria esistenza culturale e formativa. Ma ricordiamoci che fino agli anni 90 addirittura, quando si parlava di generazione della concretezza rispetto a quello che era stato il numero dell'architettura 281 italiano a San Kenza, dove data furia tutta la scuola critica veneziana, parlavano degli architetti dalla generazione dei cavalieri rampanti alla generazione dell'incertezza, finalmente negli anni 90 esce la generazione della concretezza, vale a dire da Daniel Guerri a
Canali, a Caramassi, persone che tardivamente vengono coinvolte nella forza dell'architettura e quindi il loro contributo all'attività didattica è una ripresa assolutamente, come per dire, per mettere delle tamponature alle cose. Ecco. Voglio anche tornare su un'altra questione. Giustamente. Scusate, mi chiedevo. Sì. Paolo Zermani fosse d'accordo. Io forse. Sì. Se la finale contrario, ok? Di farlo intervenire dopo questo tuo intervento, perché è l'una, potrebbe finire all'una e 40 e abbiamo allora più tempo per vederci dalle 4 in poi per il dibattito del pomeriggio. Scusami se ho intervento, ma è per non. No, volevo solo ricordare altre due cose. Una, il titolo della lezione del professor Porini era la forma la città e il progetto di architettura. Un bellissimo omaggio anche alle sue peregrinazioni. Ricordo che Franco Porini, questo mi riallancio alle immagini a più riprese, il professor Oxford ha fatto vedere il suo rapporto diciamo da Cornell all'MIT, passando per Madrid, l'Inghilterra, la Spagna. Ecco, anche tutti questi docenti hanno avuto una vita quasi da peripatetici. Penso a Porini che inizia con Reggio Calabria, con Roma, poi va a Venezia, ritorna poi a Roma, si disloca anche ad Ascoli Piceno. Tutti hanno avuto un intreccio rapporto con le molte delle facoltà italiane al di là delle dislocazioni o delle incursioni come visiting professor in altri luoghi. Però insomma, è stato importante anche questa saldatura tra luoghi che esprimevano culture diverse. Ecco, ma mi è sembrato un sottile omaggio anche alla scuola veneziana e intendo riferirmi alla ripresa alla metà degli anni 60 degli studi muratoriani che permettono alla scuola appunto di Venezia di tornare a riflettere, di tornare a riascrivere valore teorico alla dimensione del progetto e escono finalmente libri in cui gli architetti ritornano a scrivere, vale a dire il progetto non è pura e semplice promessa d'architettura da realizzare, ma è anche riflessione teorica del progetto che riflette su se stesso. Pensate alla collana di Marsiglio diretta da Ceccarelli, dove escono l'architettura della città arattica, la metà degli anni 60, l'architettura della città, la costruzione logica dell'architettura di Giorgio Grassi, escono origine e sviluppo della città di moderna di Monino, esce il libro in ambito milanese di Gregotti, cioè per dire una rielaborazione del sapere che diventa elemento fondante per la cultura architettonica che torna a interrogarsi sui propri strumenti di trasmissione disciplinare. Ecco, mi piaceva sottolineare e precisare queste cose, quindi se Zermani è d'accordo continuiamo la mattinata con il suo intervento. È stato affidato a me buongiorno a tutti, grazie per l'invito. È stato affidato a me un compito che il primo acchito definirei ingrato, cioè quello di affrontare all'interno di questa riflessione sull'insegnamento una questione che attraversa le nostre scuole di architettura in modo non indolore da parecchi anni, quello del rapporto cioè tra architettura antica e architettura nuova, e per sgombrare il campo immediatamente da qualsiasi equivoco sulla mia posizione, dirò che per me è semplicemente architettura. Finché esisteranno frantumi di bellezza, qualche cosa si potrà ancora capire del mondo. Via via che spariscono, la mente perde la capacità di afferrare e di dominare.
questo grande rottame naufrago col vecchio nome di Italia è ancora, per la sua bellezza residua, un non pallido aiuto alla pensabilità del mondo. Queste parole sono sospese da Guido Cerovetti in una sera sulla città di Mantova, dopo aver visitato il disastro a cui è soggetta la pianura padana. Ma cosa è questa bellezza? Cioè, come la si traduce, la si conserva, la si trasmette? Marc Bloch diceva: sono uno storico, non un antiquario, per questo amo il passato. Quando Francesco vuole ricostruire la chiesa di San Damiano, come ce lo mostra in questa immagine Giotto della Basilica di Assisi, va a cercare denaro e materiali. E il biografo ricorda che questo cercare materiali significa immergersi totalmente nella realtà del paesaggio. Francesco ricostruirà tre chiese, ma vorrei ricordare che al di là del verbo restaurare utilizzato dal biografo, Francesco è il santo più rivoluzionario della cultura occidentale. Per lui non esiste l'idea di ripristinare l'ordine precedente, bensì riforma la Chiesa alla sua radice, attraverso parole d'ordine appunto radicali che riportano a un unico riferimento fondativo, quello della parola del Cristo. Oggi, nel tempo della riproducibilità tecnica, l'architettura messa alla prova dal dramma del paesaggio pare non trovare il tempo per questo atteggiamento ricostruttivo. La quiescenza in modelli diffusi serialmente attraverso i menu informatici ha introdotto come conseguenza una progressiva liceità in forma di commercio che coincide con l'arricchimento dell'etica disciplinare. Vorrei quindi riflettere sulla palese contraddizione che appare negli insegnamenti delle nostre università, dove hanno preso corpo atteggiamenti conseguenti ad analoghe e opposte superficialità, riassumibili in due parole praticate e abusate: innovazione da una parte, conservazione dall'altra, l'una senza passato, l'altra senza futuro. Nessuna delle due appare oggi prossima alla verità. Due parole alimentate, drogate e svuotate dalla cecità e dall'uso strumentale. L'una svenduta a un nuovismo gratuito, espresso attraverso ecologismo da balcone, esibizionismo paratecnologico, pura grafica incollata agli edifici. L'altra svenduta alla museificazione, espressa attraverso accanimento terapeutico e cloroformizzazione dell'antico. Così da poli opposti, può dirsi defunta la dialettica tra antico e nuovo. In questo senso, a proposito dell'architettura, vorrei ricordare che nella cultura occidentale esiste una sorprendente analogia tra due elementi, il basamento da una parte e il tunnel dall'altra. Nel tempo il primo, il basamento gradualmente si sfalda, perde la propria unità materiale. Il secondo si forma proprio nel momento in cui, a termine con l'avventura del corpo dell'uomo o con il tramonto della civiltà che ne segna l'esistenza, l'utilità dell'evidenza del regno. Tra questi due stati l'architettura resiste alle mutazioni di condizione per continuare ad alimentare la nostra necessità. Nel momento della smaterializzazione del corpo, per definizione transeunte, il tumulo, un basamento che non sostiene nulla, ma contiene il corpo stesso, si riforma per rendergli omaggio e rispetto. Questa ambiguità non è gratuita. In effetti la cultura occidentale pone di fatto nel corpo sepolto l'origine della civiltà. Il valore fondativo della morte costituisce il patto che sancisce il valore del tempo, della memoria e della storia. È nella manifestazione del tempo depositata dalla memoria che si acquisisce la consapevolezza della provvisorietà della vita e dell'architettura,
ma anche la sfida rivolta a un possibile conseguimento di eternità. Diciamo che sulla morte si costruisce quindi il senso del tempo e conseguentemente dell'opera, quindi paradossalmente la continuità della vita. A partire da questo suolo non intonso, il tempo dell'architettura ogni volta si riforma. Possiamo affermare, per quanto riguarda l'architettura, che esista un'unità di tempo? In tal senso direi che vale la borghesiana definizione: il tempo è la sostanza di cui sono fatto, il tempo è un fiume che mi trascina, ma io sono il fiume, è una tigre che mi sbrana, ma io sono la tigre, è un fuoco che mi divora, ma io sono il fuoco. Questi diversi fluire ci interessano gli architetti perché abbiamo la possibilità di modificarli, almeno per un attimo, di completarli provvisoriamente. È il potere dell'architettura di scolpire il tempo, senza che le sia consentito di fermarne la determinazione. Il tempo si configura per noi come un grande costruttore anche quando si mostra nella sua versione apparentemente involutiva. Avanzando, brucia se stesso, ma la combustione che lo caratterizza restituisce fertilità. La catastrofe del paesaggio indotta dal XX secolo ha oggi modificato la distanza tra le cose, dando luogo a un'alterazione dei rapporti secolari. Anche le scuole d'architettura sono invase da penose riproduzioni di luoghi comuni del consumismo architettonico, importate frettolosamente e prive di qualsiasi fondamento. In tale contesto appare addirittura sedizioso invocare parole come regola e misura. Ma non è possibile pensare di sostituire quel sistema in crisi con una deriva. Noi sappiamo di dover colmare dentro l'alveo che ha come argine queste parole le incertezze del nostro tempo. Per converso, un rigido vocabolario conservativo immobilizza, secondo criteri definiti scientifici, ma di dubbio senso e valore, la costruzione appunto di senso che il tempo ci ha affidato, negando ogni possibilità di integrazione o modificazione. Se ciò è comprensibile per le situazioni estreme, ove l'intangibilità può essere giustamente fissata attraverso una contenuta disciplina di manutenzione materica, risulta invece dannoso e controproducente ove applicato come principio generale a tutto ciò che è stato costruito. La sfida è sulle nuove misure. La rinuncia a questa sfida che l'architettura italiana del XX secolo ha esemplarmente per prima proposto costituirebbe la vera rinuncia ad ogni forma di modernità. In un contesto dove si è materializzata la maturazione e l'evoluzione di un carattere eterogeneo e tuttavia preciso, progettare significa percorrere con umiltà la strada del riconoscimento dei prototipi, dei codici, delle misure, rilevare gli stati di crisi per capire quali nuove relazioni li possano sostenere e per volgere l'internazionalizzazione delle conoscenze contemporanee a un'architettura non generica. L'incombente trasformazione e remissione della città e del paesaggio, la frantumazione dei riferimenti, la scomparsa di un orizzonte fisso che aveva giustificato per secoli la ricerca di un ideale infinito prospettico capace di guidare il processo del progettare, non giustificano cedimenti o deviazioni. Nel paesaggio dilaniato, dove la crisi della prospettiva sembra togliere ragione e parola al meccanismo sperimentato, in questa solitudine dei monumenti che vedono alterato il proprio ordine di relazioni, in questa straniata distanza tra le cose, noi dobbiamo cercare una nuova consapevolezza. La condizione è drammatica, ma anche straordinaria, perché ci consente di lavorare a un nuovo equilibrio degli spazi e dei tempi, in una mutazione della scala di percezione delle cose che è alimento per il progetto, perché sono ancora e solo le misure, e solo esse, che possono riavvivare il fuoco dell'arte, il quale si manifesta nel darsi e nel ritrarsi della fiamma, solo quando il proprio apparire è regolare. Intervenendo sulle lacerazioni del nostro tempo, negli interstizi lasciati vuoti dalla frenesia produttiva e sulle ferite da questa provocate, possiamo imparare una nuova geografia in cui le architetture sappiano riannodare spazi e tempi apparentemente privi di relazioni.
secondo Marc Auger, il nostro tempo non produrrà più rovine. Non ne ha il tempo. Ma il campo di rovine è sotto i nostri occhi, dietro ogni vivio, fuori dal nostro finestrino. È davanti a noi una colossale dilatazione di scala. Possiamo considerare il paesaggio italiano una grande rovina. Se la rovina è un insieme costituito da due mancanze, l'originale distrutto o disperso da una parte, ciò che non sappiamo dall'altra, si può nuovamente leggere il Grand Tour come attraversamento delle rovine. Non edifici, ma città. Non colonne, ma unità scomposte di paesaggio costruito. Attraversiamo dalle Alpi alla Sicilia un'immensa grande rovina a scala territoriale che si frantuma ogni giorno in mille piccoli frammenti, che disperde ogni momento qualche relazione tra le sue parti costitutive, che è costantemente aggredita e resa irriconoscibile rispetto al suo iniziale esistere e apparire. Noi produciamo oggi quasi soltanto macerie. Ma lo scarto tra due incompiutezze che le rovine rappresentano non può essere confuso con le macerie. L'arte è una promessa di rovina e contiene un tempo puro, non inquinabile, in cui continuità e discontinuità sono portate a fondersi e in cui, anche al classico, si possono scoprire occhi colmi di angoscia. Nella incompiutezza delle rovine possiamo individuare ancora una precisione. Se, come la soglia del tempo chiuso nella città romana di Vienna, raccontateci da Rolf, contiene l'attesa. In questo stare si compie l'unità del tempo architettonico, che non troveremmo se varcassimo inopinatamente la soglia. Oltre l'enorme edificio del ricordo, assumere uno stato di sospensione può consentire quanto è legato all'originale, ormai trasformato, ed è invece contenuto nella rovina. Molti anni fa, quando ero uno studente d'architettura, ho incontrato quest'uomo un mattino uscendo dal mio studio nella piazza del Duomo di Parma, Jorge Luis Borges. Qual è dunque l'insegnamento che possiamo assumere e trasmettere? Borges nel 1979, in quell'occasione, si faceva accompagnare da Franco Maria Ricci, per il quale dirigeva una collana denominata la Biblioteca di Babele, a vedere le storie antelamiche dei mesi incise sui muri del battistero di Parma. Quando l'abitante dei labirinti di pietra e di sabbia, il confutatore dell'infinito e del tempo, lo sterminato lettore di Virgilio e di Dante, cerca l'ordine nella luce delle formelle del monumento parmigiano, cosa vedono i suoi occhi chiusi? Non sono necessari gli occhi per vedere il tempo. Solo il tempo è artefice e non è per definizione immobile. E mentre il tempo può autonomamente generare arte, come qualcuno ha ricordato, senza tempo non può esservi spazio. È proprio Borges a ricordare come anche Croce a un certo punto fu colpito da un testo riportato dallo storico latino Paolo Diacono, inciso nella memoria di un'epigrafe lapidea, riferito al barbaro Droctulus, giunto a Ravenna per attaccarla e devastarla. Si può pensare che l'episodio risalga all'assedio della città del IV secolo. Il barbaro, arrivato in Italia dal nord della Germania attraverso un'oscura geografia di selve, guerre e paludi, forse non sapeva che guerreggiava contro il nome romano. Droctulus conosceva soltanto villaggi nomadi e temporanei, regolati dalle vicende belliche e dagli eventi atmosferici, affidati al culto di dei variabili. Dice Borges, le guerre lo portano a Ravenna e lì si accorge di qualcosa che non ha mai visto o che non ha mai visto pienamente. Vede il giorno e i cipressi, il mare. Vede un insieme che è molteplice senza disordine. Vede una città, un organismo fatto di statue, di templi, di giardini, di case, di gradini, di vasi, di capitelli, di spazi regolari e aperti. Il risultato del tempo. Nessuna di queste opere, dice Borges, lo impressiona per la sua bellezza. Ma tant'è,
forse gli basta vedere o immaginare un solo arco con una incomprensibile iscrizione in lettere romane. Bruscamente lo acceca e lo trasforma questa rivelazione, la città. Drogtulf abbandona i suoi e combatte per Ravenna. Sigmund Freud, cultore del moderno, del mondo antico, e non sospettabile certamente di essere, come dire, antimoderno, ci confessa di occuparsi più nelle sue giornate di archeologia che di psicologia. Già dopo il primo viaggio di una certa durata in Italia nel 1896, in una relazione tenuta all'Associazione di Psichiatria di Vienna, evidenzia il parallelismo fra il modo di procedere dell'archeologo e quello del medico. Suppongano che un ricercatore giunga in una regione poco nota, in cui susciti il suo interesse un campo di rovine con resti di mura, frammenti di colonne, tavole con segni grafici sfocati e illeggibili. Costui può limitarsi a osservare quello che è visibile alla luce del sole, poi può chiedere agli indigeni semibarbari che risiedono nelle vicinanze che cosa la tradizione abbia loro tramandato a proposito della storia e dell'importanza di quei resti monumentali. Può però anche indurre i residenti a lavorare con quel che c'è a disposizione, a prendere possesso con lui di quelle rovine per allontanare le macerie e dissotterrare, oltre i resti visibili, quello che vi è stato sottosepolto. Se il suo lavoro sarà coronato dal successo, i reperti si spiegheranno da sé, i resti delle mura risulteranno essere appartenuti alla cinta muraria di un palazzo o di un tesoro. Con i frammenti di colonne si riuscirà a ricostruire un tempio. Le numerose iscrizioni trovate, che magari sono anche bilingui, paleseranno un alfabeto e una lingua, la cui decifrazione e traduzione permetteranno di arrivare a conclusioni impreviste. Così è per l'architettura. Non esiste alcuna mappa della psiche umana che, secondo Freud, possa servire come base della psicologia. A suo parere, un procedimento analogo a quello dell'archeologia è l'unico modo capace di prospettare buoni risultati nell'allievo di una tale geografia. Freud viaggia con un'incipiente modernità al fianco. Si può riflettere sulle considerazioni freudiane a proposito dell'attualità dell'insegnamento dell'architettura, particolarmente in un terreno denso di tracce e di fronte a un sottosuolo colmo di reperti come quello italiano. Il viaggio nell'analisi delle tracce, siano esse antiche o recenti, senza restarne prigionieri, può giovare allo sviluppo critico di un'architettura capace di mantenere chiarezza del proprio statuto, certamente dinamico, mai autoreferenziale e tantomeno improvvisabile. D'altra parte, l'arte occidentale da sempre si muove secondo una doppia strategia, mentale e terrena, di soppressione e di permanenza. Una misura nasce sempre e comunque da un'altra misura. È necessario che la sparizione resti viva. Le città italiane e il loro paesaggio assumono oggi la evocativa struttura di un mosaico superiore, la cui trama presenta un'uguale quantità di vuoti e di sopravvissuti angosciati da cerchi. Rudolf Borchardt parlava già quasi un secolo fa di una geniale totalità in una cerchia, ma faceva rilevare come la più straordinaria modernità dell'Evo Medio a Pisa era stata composta nel pulpito di Nicola nel momento in cui la città accoglieva le più lontane maestranze d'Italia, sensibili a un soffio vivo della forma, ma in ugual modo, disinvoltamente, incorporava entro le nuove costruzioni una parte di quanto avanzava della sua antica storia cittadina e una parte ne raccoglieva nel consacrato suolo della fabbrica, quali monumenti, votive immagini e sepolcri gentilizi. Il Novecento, e soprattutto il secondo Novecento, ha ripudiato tale percorso e la sua volontà di immersione nel contemporaneo produce ancora oggi una cecità, l'impossibilità di vedere a distanza. Proprio Ceronetti parlava di frantumi di bellezza che attendono. Abbiamo il dovere di lavorare a questa ricostruzione. Inseguendo le tessere mancanti e i vuoti di questo mosaico devastato,
coscienti dell'antico disegno complessivo, assumendone le ferite, potremo dare vigore al nostro essere nel tempo, lontani da ogni illusorio compiacimento e da ogni agonica rinuncia. Oltre a un contenuto di riparazione, potremo verificare se l'atmosfera è nuovamente tanto densa e satura di forme da dover giungere al punto di precipitazione per ricomporsi in forme nuove. Velocissimamente, voglio ora, perché mi è stato chiesto, rapidamente mostrarvi due occasioni, non per essere autoreferenziali, ma semplicemente perché hanno costituito in questi anni, in un panorama come quello italiano, che è abbastanza immobile da questo punto di vista, due possibilità di discussione su questo tema del rapporto nuovo-antico o antico-nuovo, a partire da questa specie di lastra che io immagino come le lastre che cui veniamo sottoposti, a cui viene sottoposto il nostro corpo. È la pianta del castello di Novara, dei suoi inizi, il castrum romano che lentamente si trasforma e diventa un'altra cosa. Facciamo pure vedere questa sequenza, avanti, avanti. Ho lavorato a questo cantiere 14 anni ed è stato soprattutto un cantiere di scavo, prima ancora che un cantiere di progetto. Insieme alle immagini dell'ossatura corporea che avete visto all'inizio, che costituisce la struttura del castello, abbiamo ritrovato centinaia di corpi di uomini, di soldati e di bambini. Questo era lo stato del castello. Vedete la simbolo di Novara là in fondo, e qui il castello non c'era più, se non per questa emergenza di un frammento di muro medioevale che poi vedrete è proprio costruito su uno dei lati principali del castello. Ancora una cascina lombarda ma ridotta, non più un castello. Eppure lo scavo piano piano ha mostrato che lì, su quel lato che devono aver indicato, vi era un possente opus romano. Questo possente opus si collocava esattamente su questo andamento, da cui emergeva poi questo piccolo frammento medioevale. Su quello abbiamo fissato il primo principio di ricostruzione di questo edificio. Vedete la grande spina nera che affonda nella terra della città e diviene di fatto la spina dorsale del corpo nuovo, ricostruito, che è costituito da tutta l'ala ovest del castello di Novara. Dall'altra parte, insieme a questa, gli altri interventi, la torre principale, che non esisteva più, che abbiamo trovato nel suo sedime sotto le superfettazioni che vi erano state apposte in sommità. E poi la torre della munizione dall'altra parte e la ricostruzione parziale del lato sud. Vorrei, per brevità, che leggeste tutte queste mie parole come la ricostruzione letteralmente di un corpo. Mi dispiace, ma credo che il computer ci abbia combinato un guaio, perché vedo delle sequenze completamente sovvertite, quindi, come capita spesso, mi appaiono delle immagini che non... Scusa, se non so come fare le cose. Vabbè, vi mostro qualche immagine più semplicemente per venire a questa difficoltà. In queste immagini vedete, la torre principale costruita esattamente sul sedime della torre esistente.
qui vedete il punto dove arriva il muro antico e la nuova torre che si rivolge alla città. Nessuno sa come fosse questa torre, si può solo supporre che fosse una torre scudata, quindi rivolta verso l'interno, ma non ci sono testimonianze. La nostra scelta è stata quella di rivolgerla verso l'esterno, riattivando di fatto il rapporto fra questo castello, che era abbandonato dall'inizio del secolo XX, dopo essere diventato carcere, e la città di cui qui c'è la piazza. Tant'è che il percorso museale interno che dovrà essere ospitato ha come punto di culmine proprio la salita sulla torre e l'arrivo in quel punto. Vedete, la torre è stata interrotta volutamente a un certo punto per costituire una specie di stanza sulla città. Qui vediamo la torre principale dall'interno e il completamento della torre della munizione. Ancora la torre avanti, andiamo per la forza, no? Qui vedete il rapporto fra le due torri. E questa diapositiva per me è particolarmente interessante perché illustra la sostanza del lavoro che abbiamo prodotto, e cioè il lavoro del nostro tempo come strato di un tempo secolare, importante, un lavoro che non ha la presunzione di essere, se si vuole, definitivo, ma si inserisce semplicemente in un concerto di strati che si sovrappongono e che gradualmente determinano quella possibilità che prima citavo dell'architettura di scolpire un frammento di tempo. E questo è il punto di arrivo della torre che ci stabilisce nuovamente la relazione con la città, con il teatro che è lì di fianco e con la torre dell'Antonelli che vedete in lontananza. Ancora il frammento medioevale che è il punto più alto del grande muro romano che stava da questa parte, il muro iniziale del castrum, che viene ricompreso nell'architettura nuova, ricostruita, dove è evidenziato unicamente il posizionamento della porta iniziale del castrum romano appunto. Ancora e il cantiere dello scavo o il cantiere del progetto ha prodotto in profondità questo rapporto. Il grande muro caratterizzato dall'opus, lo vedete, e il nostro intervento che sostiene in qualche modo il progetto contemporaneo, che però dipende totalmente in qualche forma dalla spina antica che ne costituisce l'andamento longitudinale, che costituisce l'andamento longitudinale della fabbrica. Ancora il rapporto tra il nuovo e l'antico, e sempre con molta rapidità vi mostro un'altra esperienza che riguarda Mantova, la Basilica di Sant'Andrea. Si sa che la basilica fu commissionata ad Alberto nel 1478 per custodire il sangue del martire Longino che aveva trasportato lì, il sangue trasportato dal martire Longino, che era il sangue di Cristo, e in occasione del gran concorso di pubblico che avrebbe dovuto, e di pellegrini che avrebbe dovuto essere ospitato da Mantova in quel momento. Alberti fa una scelta radicale, seppure si attarda a descrivere nella propria lettera al Duca il fatto che la sua proposta rappresenti una novità, in realtà egli stesso parla di Etruscum Sacrum, cioè di un grande spazio coperto da una volta che poggia unicamente sui muri laterali. E in quello sta la grande, effettivamente la grande trovata albertiana in quel momento. Noi siamo abituati, dico noi,
della mia generazione, entrare nel Sant'Andrea quasi come in una stanza buia, illuminata solo dal grande opolo di facciata. Per molti secoli è stato così, perché gli uomini avevano creato questa fuligine, questo senso di oscurità. Oggi, purtroppo, le soprintendenze hanno raschiato letteralmente i muri, facendo emergere la decorazione settecentesca, che è ben poco gradevole, ma al di là di questo rimangono comunque gli elementi fondamentali della costruzione albertiana, che consiste per certezza solo in questa parte, mentre non sappiamo quanto sia di Alberti il resto, compresa la cripta che sta qui sotto, che è stata costruita nel 500 dagli anni, mentre la cupola sopra è dello Iuvara. Ebbene, mi è stato chiesto di ridare in qualche modo un senso, una geografia a questa zona, la zona del transetto del presbiterio, che per anni assomigliava piuttosto, dal punto di vista della sua organizzazione, a un insieme disordinato di fatti casuali, altari di compensato, vecchi mobili di sagrestia, insomma tutti gli elementi fondamentali del rito, cioè i fuochi liturgici, completamente inesistenti. Allora la scelta è stata quella di agire, lo vedete, attraverso punti, proprio fuochi, l'altare, la sede vescovile, l'ambone e il fonte battesimale. Questi quattro elementi cercano di rimettere in gioco una geografia che per secoli è stata insomma. Prima di tutto, perché vedete questo elemento, l'ottagono, che è sopra la cripta sotterranea, ha realizzato nell'Ottocento una sorta di collinetta dentro l'incrocio dei due transetti, che impedisce a chiunque entra di vedere l'altare e la sede vescovile. Quello era il primo problema, e a quel problema si è cercato di corrispondere attraverso un'attitudine molto semplice, e cioè ci si è posti a contatto con la zona dove è stata tolta negli anni 60 la balaustra dopo il Concilio Vaticano II, e lì ci si è lievemente appoggiati con un gradino marmoreo che poi avanza in un basamento quadrato verso l'assemblea, rendendo così possibile che l'altare venga percepito da chiunque entra. Sullo stesso asse, qui si capisce meglio, il gradino che si appoggia alla zona dell'antica balaustra determina questo basamento, e poi lo stesso fa dall'altra parte. Su questo basamento l'altare viene percepibile immediatamente per chi entra. Sullo stesso asse è posta la sede vescovile, e vedrete quindi che di fatto il tema fondamentale della centralità della navata albertiana viene assolutamente a riemergere rispetto allo spazio complessivo del sacramento. L'ambone è posto da questa parte e coinvolge di fatto, lo vedete, lo spazio dei transetti, quindi diventa visibile dai transetti, soprattutto dal transetto di sinistra, dove sta quella splendida facciata incompiuta che è resa negletta da molti anni da un abbandono quasi totale. Poi qui, proprio di fronte a quell'entrata laterale, avevamo posto nel progetto il fonte battesimale. Un fonte battesimale per adulti, una lastra lunga 6 metri e larga 3,50 m, alta solo 40 cm, ma che conteneva la sostanza di questo progetto in modo inequivocabile. Avanti. Ecco, qui si capisce, vedete il quadrato dell'altare, l'ottagono esistente che circonda la collinetta della cripta e il cerchio dell'oculo. Poi l'ambone, posto in diretta relazione con l'altare, sostanzialmente spaccato da questa parte per consentire questo tipo di colloquio e di dialogo immediato. Ancora l'altare, l'ambone, sì.
il rapporto fra l'amore e l'oculo, un dettaglio dell'amore, un altro dettaglio dell'amore, quadrato, ottagono, cerchio. La geografia del Sant'Andrea si ricompone nel senso di una preminenza della navata albertiana, di una chiarezza di lettura, che poi si sarebbe dovuta spostare e integrare ulteriormente, perché il fonte battesimale posto sul lato del transetto letteralmente rimetteva in gioco quella parte di chiesa. Questo ultimo elemento non è stato realizzato per una vicenda che sarebbe istruttivo raccontare anche agli studenti, perché a un certo punto, dopo un tormentato iter, diciamo, nel rapporto con il ministero, con le soprintendenze, devo dire soprintendenze molto molto illuminate in questo caso, il vescovo ha avuto timore, paura di realizzare questo frammento, semplicemente per delle istanze locali che non hanno molta importanza. Ciò che rimane è però che la geografia di questo monumento si è ricomposta in un certo senso, senza pretendere che resti sempre la stessa, ma per dimostrare che la cosa è possibile. Da ultimo, per salutarvi e ringraziarvi, qualche immagine di una occasione ugualmente interessante che riguarda Firenze, dove ho avuto la fortuna di risultare vincitore di un concorso per un tema abbastanza difficile, che è quello della nuova uscita delle cappelle Medicee, delle tombe Medicee, quindi siamo a San Lorenzo, ovviamente, e siamo a qualche metro da Michelangelo e da Brunelleschi. Capite quindi quali siano gli elementi di riflessione possibili, rispetto ai quali peraltro veniva dato un tema molto specifico, cioè qui c'è già una piazzetta fatta, questa è la sagrestia nuova, e qui nel solaio c'è un buco, e ci veniva detto la scala va fatta lì, non ci sono altre possibilità, dovete capire come farvi uscire i visitatori delle tombe Medicee e farli tornare alla città. Nature diverse, architetture di straordinaria eccellenza, una tangenza così precisa e vicina al muro della sagrestia di Michelangelo, tutti elementi molto difficili, ma io mi sono ricordato che nella storia dell'arte italiana, l'abbiamo visto prima, su questo tema del sepolcro qualcuno ci aveva dato indicazioni molto utili, per esempio lì proprio nel museo di San Marco, Beato Angelico, che ci rappresenta quel giudizio universale che abbiamo visto all'inizio, con queste tombe scoperchiate, e nello stesso modo Piero, che nella Resurrezione ci mostra questa tomba a terra che non è altro che un basamento per le colline e per un Cristo che non appartiene ancora all'estasi celeste, ma rimane ancorato a terra proprio attraverso la tomba. E allora abbiamo deciso di agire in modo molto semplice, perché qui sotto è previsto un bookshop, cioè l'elemento finale del percorso, e abbiamo lavorato attraverso due soli elementi, cioè una scala di risalita e un elemento che si appoggia sulla piazza, che è sostanzialmente, come ha scritto qualcuno, il coperchio di questa tomba. Vedete che l'orientamento di questo elemento architettonico fa sì che dalla città se ne percepisca la schiena e non il punto aperto di uscita. Avanti. Ecco, mi fermerei a questa immagine
solo per ricordare ancora che questi discorsi, che sembrano fatti, come dire, semplicemente per illustrare dei progetti, in realtà sono fatti per sostenere che nell'insegnamento delle nostre università, delle nostre scuole, è assolutamente determinante eliminare gli equivoci, e che questi equivoci che ho citato all'inizio, gli equivoci di un duplice, irrazionale arroccamento su termini innovazione da una parte e conservazione dall'altra, non rendono ragione a un tema fondamentale che si chiama architettura. Grazie.